Bene, buonasera a tutti, io sono Bonomi Roberto, come ben sapete avete visto nei manifesti come si sente in questi giorni per Rivarolo, sono candidato sindaco per la città di Rivarolo. Innanzitutto vi ringrazio per essere qua stasera, per aver avuto voglia di dedicarci un paio d'ore a conoscere me, il nostro programma e tutta la mia lista che è qua alla mia destra e alla mia sinistra, dopo si presenterà con calma mentre illustreremo il programma. Prima di fare un breve excursus su di me, su perché ho accettato questa candidatura, ho piacere di... Manca l'onorevole Vigna, manca Molinari, però aspettiamo un attimino mentre salgono, io ne approfitto a parlare adesso. Iniziamo perché sennò non salgono. Allora, a questo punto ho piacere di far parlare un attimo il senatore Cesare Pianasso e poi mi ripasserà la parola. Voglia Cesare un attimo? Prendiamo la scaletta, qualcuno deve rompere il ghiaccio. Allora, qualcuno deve rompere il ghiaccio, lo rompo io, dai. Allora, io vi ringrazio, sono contentissimo di essere qua questa sera assieme a voi, per me è un motivo di orgoglio. Io farò una piccola parte, la parte più politica, non farò la parte istituzionale, ma farò la parte dei segretario provinciale della Lega. E vi dirò qual è stato il percorso per arrivare a presentare il nostro simbolo. Noi siamo trasparenti, non ci nascondiamo adesso alle liste civiche, che ci sono i partiti, perché tutti lo sappiamo. E con la nostra faccia pulita cercheremo il 26 di maggio di cercare di vincere, portare al governo di Rivarolo il buon senso, quello che cerchiamo anche di avere noi in Parlamento. Come Lega non pensiamo di scoprire l'acqua calda, perché è già stata scoperta prima, ma cerchiamo di portare al Paese delle opere che la gente da tanto che ci chiedeva, e noi col buon senso cerchiamo di accontentarli. Penso che in Parlamento... L'attività, ma sulla parte del Parlamento la farò fare a Riccardo, visto che è il presidente dei deputati della Lega alla Camera, e Alessandro anche lui farà la parte politica, tu Roberto farai la parte di Rivarolo, presenterai i candidati, presenterai il programma. Un programma sicuramente ambizioso, non è un libro dei sogni, è una cosa che si può col buon senso, come diciamo, farla. Cos'è che ci ha portato a presentare? Per un segretario provinciale di un partito, correre col proprio simbolo è motivo veramente di orgoglio. Per me è veramente orgoglioso che a Rivarolo si corra con la lista della Lega, Salvini Premier. Perché nasconderci dietro a delle liste civiche è sempre facile. Noi mostriamo la nostra faccia, mostriamo quali sono i nostri valori. Io vi dico, siamo arrivati a portare la lista della Lega con un percorso. Abbiamo cercato di dialogare con tutti. Sono quattro liste a Rivarolo, noi con la Vittone non abbiamo parlato, perché con la Vittone veramente non abbiamo mai avuto quel rapporto che c'era stato con Rostagno prima, che potrebbe esserci con Bertot, essendo un po' più di un'alleanza di centrodestra. Con la Vittone sicuramente politicamente siamo molto distanti, è inutile che si nascondano, come vi dicevo, dietro una lista civica, è una lista che secondo me è la più di sinistra, con dei valori sicuramente diversi dai nostri. Per quanto riguarda Rostagno, con Ristagno uscivamo da un periodo di governo assieme, eravamo in giunta assieme, non sto a giudicare l'operato di quello che ha fatto, però in questi 5 anni vi devo dire che come segretario penso mi può essere testimone Daniele che era in amministrazione, come può essere testimone Claudio che era in amministrazione, io non sono mai interferito una volta sull'attività amministrativa di Rivarolo, anche se su certe volte contavo fino a 10, poi non parlavo e non rispondevo, vi devo dire, perché certe cose non è che mi piacessero più di tanto. Mi confrontavo soprattutto con Claudio, e Claudio tante volte mi diceva: ma Rostagno è una brava persona, in buona fede di qua e di là, e io ho sempre preso per buono quello che mi diceva. Finché l'anno scorso però c'è sempre la classica goccia che fa traboccare il vaso, e la goccia che ha fatto traboccare per me il vaso è quella della campagna elettorale del 2004, dove io con Rostagno sono venuto a parlare, accompagnato da Claudio, sapevo con chi andavo a parlare, perché lui nonostante dicesse sapevo che aveva delle simpatie più verso il PD che verso la Lega, però questo non era mai un problema perché ci aveva permesso di governare 5 anni assieme, quindi io non l'ho mai messo come condizione che ci fosse qualcosa di particolare.
sono venuto a parlare con Rostagno, mi sono sentito preso in giro dall'atteggiamento del signor Rostagno e quindi ho pensato che da prima quello che pensavo fosse in buona fede, tutta sta buona fede non ci fosse. Ma perché non ci fosse? Perché qualche settimana prima delle elezioni del 4 di marzo esce una sottoscrizione di sindaci sotto i candidati del PD e Rostagno era uno di questi, al che io prendo il telefono, mi arrabbio un po' assieme a Claudio Leone. Claudio Leone parla con Rostagno e mi dice: ah, ma sai, è stato preso un po' all'improvviso, ha dato la disponibilità, però lui non ci ha pensato, non ci ha riflettuto, ha fatto di qua, ha fatto di là. E io l'ho presa di nuovo perché fosse di nuovo un po' in buona fede. Al sabato era questo. Al mercoledì vedo uscire i giornali dove dice che l'unico partito importante, l'unico partito che fa le belle cose è il PD. Però a quel punto lì ho capito che non c'era più tanta buona fede, ma c'era già anche un po' più di mala fede. E quindi ho iniziato a attaccarmelo un po' all'orecchio, pensando, prima pensavo una cosa di Rostagno, poi ho iniziato a pensarne un po' un'altra. Comunque ci confrontiamo, passano ancora dei mesi, continuiamo a confrontarci. Fino a un certo punto ci siamo parlati, io una sera ero a Roma, per telefono ci siamo confrontati con Rostagno e abbiamo capito che i nostri due percorsi dovevano per forza sdoppiarsi, separarsi. Perché lui, ho detto, io prima facevo l'azionista sempre di minoranza, non volevo neanche fare l'azionista di maggioranza anche in questo periodo, però avrei voluto fare l'azionista alla pari. Invece lui voleva ancora mettere lui le cose, voleva dettare lui le condizioni, voleva una cosa, ne voleva un'altra. A quel punto lì ho detto: ci separiamo, noi per la nostra strada, tu per la tua strada. E questo è il percorso che ha fatto sì che noi non continuassimo più il percorso iniziato 5 anni prima con l'amministrazione di Rostagno. Per quanto riguarda, sentivo dire a Rivarolo che dicevano: è per colpa della Lega che non si fa un centrodestra unito. Non è vero neanche questo, perché 5 anni prima noi non avevamo parlato con la lista che faceva un po' riferimento a Bertotta, anche se il candidato a sindaco era Zucco Chinà, ma vi posso garantire che neanche loro avevano mai chiesto niente a noi. Quindi non è che il centrodestra non andava unito perché noi non volevamo, noi facevamo. Cioè proprio non ci siamo mai parlati. Allora, visto che questo avevo visto già reduce dai 5 anni prima, che ci davano un po' sta colpa e stavolta continuavano a dare la colpa alla Lega per la non riunione del centrodestra, per me fare il primo passo non è un senso di debolezza, perché a volte c'è qualcuno che dice: ah, ma no, se non lo fa lui io non lo faccio, allora si innescano quelle cose che a me non piacciono. E quindi ho fatto io il primo, ho telefonato a loro, ci siamo trovati in un bar di Rivarolo. C'era il segretario cittadino Paolo Fria, c'era Claudio Leone, c'ero io. Bertot non si è neanche presentato, si è presentato Zucco. Io parlavo con Zucco Chinà, io non avevo neanche il numero di telefono di Bertot, quindi faceva riferimento a Zucco Chinà. Ci parliamo, loro ci dicono... Alessandro Gignoviglia, onorevole, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Un applauso gentilmente. Riccardo è il capogruppo della Lega alla Camera e il segretario nazionale della Lega in Piemonte, però per me, che ho difficoltà a chiamarlo così, per me è l'amico Riccardo ed è un amico del canavese. Allora torno da dove ero rimasto, parliamo con Zucco Chinà e parliamo con l'altro ragazzo che è venuto, non mi ricordo, Graziano Colacicco mi sembra. Comunque capiamo che la loro già lista era già fatta e a noi non avevano chiesto niente. Uno di questi ci dice: ah, ma guarda, potrei essere io il candidato per la Lega. A me non mi interessava che ci fosse un candidato della Lega che con noi non c'entrava niente. Ho detto: se voi avete già fatto, auguri, noi vedremo di fare qualcos'altro. Passa qualche giorno, mi cerca Bertot, mi dice: ah, guarda Cesare, possiamo incontrarci, vengo io a Roma. Era la settimana che poi, perché io voglio essere onesto, dire le cose come sono state, se dimentico qualcosa o pensate che dica cose non vere, chi mi ha seguito un po' in questo periodo, a volte perdo già anche io un po' la... No, è tutto giusto Cesare, confermo, mi ricordo gli eventi. Era il mercoledì, noi il venerdì ci trovavamo al Condo per iniziare a definire, proprio fare un po' più un programma un po' più definito e cercare di fare una lista.
mi telefona a Rostagni, mi dice: ah, la prossima settimana sono a Roma, possiamo vederci? Al che io dico: sì, sì, Bertolt. Ci vediamo a Roma. Io ho detto: sì, sì, va bene, quando vieni giù ci vediamo e ci parliamo. Nel frattempo parlo con loro, io sapevo che il venerdì noi acceleravamo sulla nostra lista, al che io correttamente telefono a Bertolt e gli dico: guarda Fabrizio, se vuoi parlarmi per Rivarolo, diciamoci qualcosa, così io so anche come comportarmi stasera, che devo andare alle riunioni con i componenti, con Roberto, con la lista. E lui mi fa: no, no, guarda, vengo a Roma, per me Rivarolo è un discorso ormai che è chiuso, noi abbiamo la nostra lista, vengo giù a Roma, ci parliamo di tutt'altro. Al che facciamo partire il venerdì sera con Roberto, diciamo: tu sarai il candidato ufficiale a sindaco della Lega, iniziamo a fare qualche foto, iniziamo a uscire sui giornali il sabato e la domenica, lunedì. Il mercoledì arriva Bertolt a Roma, ci incontriamo con Bertolt e lui mi dice: ah Cesare, guarda, io sono abituato ai colpi di teatro, se possiamo trovare una soluzione, se possiamo... Io sono rimasto un po' lì, perché visto che mi aveva detto che non mi chiedeva niente di Rivarolo, esordisce chiedendomi di Rivarolo. Al che io la porta non gliela chiudo mai a nessuno, ho detto: ma se ne può parlare, però se ne può parlare se parliamo alla pari. Non che tu parli da lassù e io parlo da là sotto, tu fai l'azionista all'80% e io al 20%. Anche perché io gli ho detto: guarda Fabrizio, se parliamo alla pari mi siedo e ne parliamo. Se dobbiamo parlare tu lassù e io qui sotto, non iniziamo neanche il discorso, che non funziona. Lui secondo me, perché io gli ho detto: tu hai la tua lista fatta e non hai bisogno di noi. Noi abbiamo la lista fatta e non abbiamo bisogno di te. Quindi se parliamo alla pari, ben venga. Se non parliamo alla pari, amici eravamo e amici rimaniamo, non se ne fa nulla. E lui ha iniziato con i suoi soliti discorsi, perché mi diceva lui: ne metti due, ne metti tre, metti questo, metti quello. In pratica mi diceva quanti ne dovevo mettere e i nomi che voleva lui. Al che gli ho detto: Fabrizio, non ci stiamo capendo. Ho detto: dobbiamo partire alla pari. Io a casa tua non vengo comandare, ma tu non vieni comandare neanche a casa mia. Perché quello che dobbiamo... E lui mi fa, a un certo punto mi fa: e tu cosa intendi alla pari? Ma alla pari ti dico, ti intendo subito cosa intendo. Tu fai il candidato a sindaco, noi prendiamo il vice sindaco, ci sono 4 assessori, tu ne prendi 2, io ne prendo 2, ci sono 16 persone in lista, tu ne prendi 8, io ne prendo 8. Pari, io chiedevo solo pari dignità, non chiedevo niente di più, niente di meno. Dicevo: tu non metti dei veti sui candidati che mettiamo noi, io non metto dei veti sui candidati che metti tu. Secondo me gli accordi si fanno in quella maniera lì, se vogliamo cercare, se vieni a Roma per cercare un accordo dobbiamo partire almeno alla pari, se invece tu vuoi partire all'80%, io il 20%, non ci siamo capiti. Non siamo riusciti a trovare una quadra, il risultato è che il centrodestra, noi siamo, io veramente come segretario di partito, correre col simbolo della Lega Rivarolo, sono veramente orgoglioso e penso sia la strada più giusta che... Assolutamente, fare. Quello è stato il punto di rottura che ci ha portato. Grazie Cesare. No, adesso lascio la parola. Dove è arrivato Cesare? Un po' l'escursus di quello che è capitato, perché la Lega si presenta con la sua faccia e non dietro a simboli, non a liste civiche, e dietro ci sono i partiti. Quello è stato il momento in cui poi abbiamo deciso di correre appunto con il nostro simbolo. Quando mi è stata proposta la candidatura a me, di cui ringrazio ovviamente Paolo Fria, il segretario di sezione, anche Claudio Leone, vice segretario, devo dire che un attimino sono stato, ti ho tolto la parola, Cesare, scusami, pensavo avessi finito, sono stato un attimino un po' titubante, non sapevo che scelta fare, ne ho parlato ovviamente a casa, mi sono confrontato in casa, devo dire che ovviamente l'opportunità che mi era data, la proposta che mi era stata fatta era ambiziosa. Ci ho pensato su un attimino, poi ho detto: ma cavolo, un po' come ho detto già tante altre volte, quante volte io per Rivarolo mi lamentavo e dicevo: ma io avrei fatto così, io avrei fatto cosà, non doveva fare così, non doveva fare cosà, magari riferendomi anche, soprattutto magari a certe decisioni amministrative. Allora ho detto: è sempre facile da fuori criticare cosa fanno gli altri e dire cosa avrebbero dovuto fare, bisogna però poi provare a essere dall'altra parte e provare a trovarsi nella situazione di prendere delle decisioni, soprattutto per una città come quella di Rivarolo, che comunque è grande, è una città importante, fa capo al Canavese. Quindi ho detto: forse questa è l'occasione
per smetterla di, tra virgolette, criticare da dietro e lamentarmi e provare a fare qualcosa per la città. Io sono rivarolese di nascita, quindi ovviamente la città di Rivarolo ci tengo in particolar modo, passo tutto il mio tempo qua, tolto la parte degli studi universitari che ho fatto a Torino e la parte lavorativa che è a Torino. Sono nato a Rivarolo, mia mamma ha avuto qua a Rivarolo un'attività commerciale fino a qualche anno fa, 7-8 anni fa, per più di 30 anni. Sono conosciuto, lo dico, come il figlio della Chicco, no? Mi chiamavano così. Mia mamma è qua in sala, è lì che mi guarda. Grazie. C'è anche mia sorella, voglio salutare, che ha... devo dire, lei ha criticato tanto i miei studi in ingegneria dicendo non li farò mai, poi alla fine ha deciso di fare un studio più complicato del mio perché ha deciso di studiare ingegneria aerospaziale e quindi, devo dire, ritornando a noi, manca mio fratello per motivi lavorativi, mi dispiace, lo saluto, sicuramente vedrà poi la diretta streaming. Tra l'altro ne approfitto anche a ringraziare Magda e Andrea per la diretta streaming improvvisata all'ultimo perché li ho chiamati 3 ore fa e gli ho detto: Magda, ti chiedo scusa, mi sono dimenticato di contattarti prima, riesci? E lei mi fa: dammi 5 minuti, vedo cosa riesco a fare. Poi sono stati gentilissimi, quindi ringrazio Magda. Un applauso, grazie. Quindi ho accettato questa candidatura, ho contattato Paolo Fria, il segretario di sezione, ho contattato Claudio, ho detto: ho voglia di mettermi in gioco, ho voglia di mettere la faccia. Assolutamente, ovviamente, con il simbolo. E così è stato. Partiamo dal punto dove era arrivato Cesare, dove a seguito della rottura abbiamo deciso di correre col simbolo. La squadra era già fatta, stavamo lavorando, un gruppo ampio, eravamo sempre a riunioni una quarantina di persone, questo vi faceva piacere, un gruppo che ha avuto degli scontri propositivi interni, perché ognuno giustamente, meno male, ognuno voleva dire la sua, guai 40 teste fossero state uguali. Avrebbe voluto dire aver avuto un'idea sola, invece 40 teste diverse, 40 idee diverse per la città di Rivarolo ci ha permesso di formulare un programma, a mio avviso, per niente malvagio. Perché per niente malvagio? Il programma lo trovo un po' come uno slogan della Lega, no? Idee semplici di buonsenso, fatti ma non parole, un programma comunque realizzabile, non abbiamo promesso niente di realizzabile, non abbiamo voluto fare nessun volo stratosferico, non abbiamo promesso di andare su Marte, abbiamo fatto un programma, a mio avviso, importante per la città di Rivarolo e comunque realizzabile nel quinquennio amministrativo. Ecco. Detto ciò, avendo spiegato un attimino appunto il motivo della mia candidatura, io ho piacere di passare, se hai piacere, all'amico Claudio Leone la parola un attimo. Vieni, Claudio. Grazie Roberto, mi unisco ai saluti della sala, siete veramente in tanti e questo non può che farci piacere, ma voglio aggiungere solo un paio di considerazioni. Uno, ci siamo dimenticati nella presentazione, nel nostro percorso si sono uniti gli amici di Muovi, un attimo, si sono uniti gli amici del gruppo di Piero e hanno di Muovi Rivarolo hanno rafforzato quello che è il nostro gruppo. Poi ho sentito qualche considerazione, così, perché purtroppo anch'io sono candidato, se io sono candidato in regione non riesco a vivere la città come la vorrei, portare il supporto che vorrei a Roberto e a tutto il gruppo, però sento comunque qualche considerazione in città. Qualcuno dice: siete una lista senza esperienza, avete magari un bagaglio di esperienza minore degli altri. Ecco, su questo voglio tassativamente smentirlo. Noi siamo un partito, siamo il partito più vecchio d'Italia. Siamo il partito... Noi siamo la Lega. Gli altri, come ha detto Cesare, gli altri si nascondono dietro liste civiche, ma qualcuno all'estrema sinistra, qualcuno alla sinistra, qualcuno ha qualche partitino alle spalle. Noi abbiamo la Lega Salvini, noi abbiamo il capitano, noi abbiamo una grande squadra, perciò l'esperienza noi ne abbiamo da vendere. Noi, qualsiasi riferimento a Roberto se farà il sindaco, a qualsiasi ragazzo della nostra squadra che faccia l'assessore, avrà tutti i riferimenti di cui ne ha bisogno, a partire dall'Europa, arrivare al capogruppo Riccardo, che li ci chiamiamo in un modo amichevole tutti, a Riccardo Molinari, a Cesare Pianasso,
a qui vicino a me, Alessandro Gigliovigna, che ci possono dare un'esperienza che nessun'altra lista può permettersi oggi, Rivarolo. Pertanto, la storia siamo, e questo lo chiedo anche ai giornali, dobbiamo finirla di scrivere, siamo una lista giovane, solo, siamo la lista più strutturata di delle quattro liste. Bravo, di Rivarolo. Claudio. Pertanto, veramente, da oggi si corre, da oggi muovi Rivarolo insieme al gruppo Lega, diventa un solo gruppo, una sola testa che si chiama Lega. Noi siamo la Lega e con orgoglio dovete tutti portare l'Albertino da Giussano, e quando andiamo fuori a chiedere dei consensi, noi siamo la Lega, gli altri non sappiamo chi sono. Pertanto noi siamo l'esperienza. Gli altri, come ha detto Cesare, chi sono, cosa sono, non l'abbiamo ancora capito oggi. Un giorno vedo il Pizzarotti della situazione appartarsi con qualcun altro, vedo la Vetta, cioè tutti hanno un'identità politica nascosta. Noi usciamo dicendo siamo l'esperienza, siamo la Lega, prenderemo la città, prenderemo la regione, prenderemo l'Europa. Il 26 maggio, questo è un appello importante, quando andiamo nella cabina elettorale abbiamo tre schede, una di colore azzurro, bariamo Lega, scriviamo il nome di un candidato, quello che scegliamo, sono tutti ragazzi bravi, motivati, e se magari hanno fatto politica non è un difetto essere arrivati magari un pochettino dopo, ma sono ragazzi con una formazione che quando hanno bisogno di un consiglio, di un feedback, sicuramente ce l'hanno, perché tutti i nostri parlamentari rispondono sempre al telefono, ovviamente a noi. Per quanto riguarda il sindaco, io ho fatto l'amministratore senza appoggi se non del mio partito. Non avevamo degli appoggi in regione, perché la regione aveva un altro colore. Amministrare senza la possibilità di avere un contatto diretto non è facile. Oggi abbiamo anche la possibilità, il 26 maggio, di fare una scelta, di mettere una croce sulla regione e scegliere uno dei candidati, possibilmente canavesani, io sono uno tra questi, ma qua in sala ne vedo altri. Scegliamo un candidato canavesiano, portiamo l'identità canavesana in Europa. Bravo Claudio. A Roma, che già ce l'abbiamo, ma anche in Piemonte. E davvero, col cuore ve lo dico, da stasera, motivati, noi siamo la Lega, basta, noi siamo giovani, noi, anche un appello veramente ai giornalisti, finiamola di scrivere non abbiamo esperienza, perché noi siamo il partito più vecchio d'Italia, l'esperienza si fa con gli anni, noi gli anni ce li abbiamo. Grazie Roby, un in bocca al lupo a tutti, un grazie ancora a tutti. Claudio, grazie. Bravo Claudio, ti sei preso un bel applauso. Io sapevo che era un po' che Claudio aveva questa cosa dentro da esternare, e mi fa piacere che con tutta la grinta che lo contraddistingue l'abbia tirata fuori stasera. Assolutamente sì, questi sono i fatti. È una cosa importantissima il fatto che noi usciamo con un simbolo, ci permette appunto di avere un partito dietro le spalle che, come ha detto appunto Claudio, non voglio essere ripetitivo, ci consente nella vita amministrativa di avere dei riferimenti in regione e a Roma. Il simbolo è stata una scelta fatta anche per questo motivo qua. La scelta di non correre con una lista civica ma correre con un simbolo è stata dettata proprio da questo. Io chiedo a Alessandro, l'onorevole Alessandro Gigliovigna, se ha voglia di dire due parole anche lui, dotato anche lui di molta grinta. Grazie Ale. Grazie Roberto, grazie Roberto, grazie a tutti i candidati, grazie a tutti voi, perché la vostra presenza qua vuol dire che c'è passione e forza verso questo progetto, chiaramente verso la Lega. C'è anche una voglia da parte dei cittadini, almeno per quello che riguarda questo simbolo, il nostro simbolo, di uscire dalla sfera della politica guardata per televisione, della politica fatta su Facebook, e di scendere veramente in strada, o come in questa piovosa serata venire qui ad ascoltare la politica e l'amministrazione fatta dal vivo. Quindi grazie a tutti della vostra presenza, grazie agli amici che si sono messi in gioco, diversi di voi, spero molti di voi saranno eletti consiglieri o magari anche assessori. Io ho fatto consigliere comunale in una città, lo sapete, non distante da qui, a Ivrea. È un'esperienza bellissima, un'esperienza intensissima. In questa fase invece su Ivrea siamo in maggioranza, non sono
eletto, ma è come un po' se lo fossi, diciamo, quindi vedo cosa vuol dire amministrare una città, grazie, perché oggi gli amministratori, chi si propone di fare il sindaco, chi si propone di fare l'assessore, chi si propone di fare il consigliere comunale, e Cesare lo sa perché arriva da un'esperienza di amministrazione pure lui, è un volontario del territorio. Siamo dei volontari del territorio, quindi grazie per questa vostra candidatura, per la Lega e soprattutto per questo territorio, per Rivarolo Canavese. Qua con noi abbiamo Riccardo Molinari, che io voglio ringraziare, come ho già fatto a Leni, voglio ringraziare in un modo particolare, perché oggi Riccardo Molinari, o anzi inizio da sempre Riccardo Molinari, è amico vicino al Canavese, alla Lega del Canavese, e fra tutti i segretari regionali che ci sono stati della Lega, di sicuro quello che è stato più vicino alle nostre realtà, anche proprio nel seguire quelli che sono i problemi del territorio. Grazie di aver trovato ovviamente tempo per noi, perché oggi Riccardo è capogruppo dei deputati, dei 126 deputati della Lega alla Camera dei Deputati, ha di fatto quella che è un'agenda simile, paragonabile a un'agenda di un ministro della Repubblica. Quindi grazie, perché nella tua campagna elettorale che ti stanno facendo fare in tutta Italia hai avuto, come nostro segretario regionale, il tempo, la voglia di venire qua a Rivarolo Canavese, dove c'è questa esperienza di questa lista Lega con Roberto, di cui noi ovviamente siamo contentissimi. La Lega del Piemonte in questi anni ha puntato tantissimo sul Canavese. Non lo dico per piaggeria verso Riccardo, perché per chi si conosce da tanto tempo queste cose non hanno senso, ma lo dico come un dato di fatto. 4 anni fa un canavesano entra in città metropolitana, per chi è più avvezzo ai meccanismi della città metropolitana, di queste nuove province mostro dopo la legge del Rio, lo sa che per entrare in città metropolitana servono sì i voti dei consiglieri comunali e dei sindaci dei piccoli paesi, ma serve ovviamente la direttiva di un partito, di un segretario regionale verso i consiglieri comunali di Torino, quindi che pesano molto in un'elezione di quel tipo, e di fatto un canavesano è entrato in città metropolitana grazie alla direttiva politica della Lega del Piemonte. L'anno scorso io e Cesare siamo entrati in Parlamento, io alla Camera dei Deputati, Cesare in Senato, anche in quella tipologia di elezioni ovviamente la nostra candidatura era una candidatura con il 90% di possibilità di entrare a Montecitorio e a Palazzo Madama. Questo perché funziona così quella tipologia di elezioni. Un'altra direttiva politica della Lega del Piemonte, un territorio con 350.000 abitanti, con 2 parlamentari della Lega, fate conto che è come se solo Torino città avesse 10 parlamentari della Lega. In questa campagna elettorale, in questa tornata elettorale, oltre ai candidati nella lista proporzionale, un canavesano che conoscete perché qua di questo territorio, Andrea Cane, è stato inserito nel listino maggioritario del presidente Cirio, e quindi un'altra dimostrazione che la segreteria regionale della Lega punta fortemente su questo territorio, sul territorio canavesano. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che evidentemente, a parte la conoscenza personale di 20 anni di battaglie insieme, questo vuol dire che evidentemente da parte della Lega del Piemonte c'è un interesse particolare verso questo territorio. Vuol dire che questo territorio, in particolare probabilmente più di altri all'interno della provincia di Torino, ha una certa propensione a poter fare, a poter crescere e, lasciatemelo dire da canavesano, a poter tornare a splendere e a poter tornare quello che era una volta. Ma noi dobbiamo guardare avanti ovviamente. La Lega su questo territorio è stata coraggiosa, perché non ci siamo rifugiati dietro la candidatura unica alle regionali, ma abbiamo candidato una serie di personaggi sul territorio che stanno correndo per prendersi le preferenze, per entrare
a Palazzo Lascaris in un drappello importante, e la Lega è stata coraggiosa su Rivarolo Canavese perché ci siamo presentati, come diceva prima l'amico Claudio, come diceva prima Roberto e come diceva Cesare, col nostro simbolo, con la nostra identità, non nascondendoci dietro una maschera civica. Che cosa possiamo offrire noi a Rivarolo Canavese? Noi a Rivarolo Canavese possiamo offrire, oltre a questa bellissima, stupenda e preparatissima squadra, perché poi ovviamente non è solo tutto quanta esperienza politica hai, e come diceva Claudio, comunque noi di esperienza politica ne abbiamo, perché siamo il più antico partito d'Italia, ma contemporaneamente siamo il partito d'Italia con idee più innovative, con più legami con altri partiti all'interno dell'Unione Europea, e siamo il più grande partito d'Italia e probabilmente competiamo anche a livello europeo per essere, come numero di europarlamentari, il più importante partito nell'emiciclo di Strasburgo. Sì. Dicevo, cosa possiamo portare? Con qualche zero noi, dietro. Allora vado a concludere brevemente. Sì. Cosa possiamo portare noi a Rivarolo Canavese, oltre a questa bellissima squadra? Vedete, oggi la Lega ha su questo territorio, per quel lavoro che è stato fatto da Riccardo e da tutti noi, grazie a me e grazie a Cesare, un rapporto privilegiato con lo Stato centrale, nel senso che quello che i consiglieri della Lega, gli assessori della Lega applicano sul territorio, l'ascolto capillare a ogni cittadino, io e Cesare come rappresentanti di questo territorio lo applichiamo come ascolto ad amministrazioni, come ascolto ad associazioni e come ascolto a gruppi di cittadini, e portiamo le istanze in quello che è il mondo romano. E quindi questo è già un qualche cosa, un rapporto diretto con, e questo io e Cesare lo facciamo per tutto il territorio canavesano. Indubbiamente, ove vi sono amministrazioni con una medesima idea e che vanno in una medesima direzione, diventa più facile. Dal 26 di maggio questo verrà fatto anche a livello di Regione Piemonte e anche a livello di Europa. Quello che noi possiamo dare, oltre a portare Rivarolo, le istanze di Rivarolo, allo Stato centrale, in Regione Piemonte dal 26, quando governeremo noi, e in Unione Europea, quando piloteremo noi l'Unione Europea, questo è quello che noi possiamo fare. E naturalmente non dimentichiamoci che in Canavese, purtroppo ancora oggi, un po' per quella che è la storica mentalità, un po' per quello che gli altri non sono riusciti a fare, ogni comune, ogni amministrazione viaggia per i fatti suoi. Quello che possiamo fare è creare un network di amministrazioni dove già governiamo sul territorio, come ad esempio nel comune di Ivrea, e fare squadra su territorio. In bocca al lupo Roberto. Grazie Ale, in bocca grazie, al lupo a tutti. Chiedo un applauso per Ale, grazie. In quest'ultima campagna elettorale, il consiglio che vi posso dare, ma vedo che già lo state facendo, parlate di voi, di quello che volete fare, assolutamente, di chi siete e non degli altri, di quello che ci è stato infatti, prima. Infatti adesso grazie. È ora, grazie Ale, grazie a te di nuovo. Infatti adesso è ora dei candidati che già mi guardano come per dire, no Riccardo, vero che hai piacere di parlare alla fine? Ok, alla fine ti ringrazio. Era nella scaletta, era messo alla fine. Grazie. Alessandro è sempre travolgente, però i due minuti li fa sempre con qualche zero in più dietro, quindi, però è grazie Ale comunque. Io adesso ovviamente, tornando su Rivarolo, che è il motivo importante per cui, uno dei motivi più importanti per cui stasera siamo qua, è ora che inizi a presentarvi i candidati. Direi quindi di iniziare, ognuno di loro si presenterà, esporrà un punto del programma, esporrà quello che si sentirà, poi si relazionerà un po' con me e vedremo di essere esaustivi per tutto il programma. Piacere di chiamare la candidata Mara Marco, vi chiedo un applauso. Grazie Mara, tanto sento che l'accendo.
Malamarco di una frazione di Rivarolo, di Vesignano. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Io sono Mara, ho 37 anni e vivo a Vesignano. Sono 20 anni che lavoro con le persone e ho capito due valori importanti, sono la coerenza e la collaborazione. Ho due figli e cerco tutti i giorni di fargli capire quanto siano importanti questi valori. Io collaboro con un'azienda di network marketing e collaboro con delle persone e andiamo tutti verso la stessa direzione, perché soltanto così possiamo creare qualcosa. Il comune di Rivarolo cosa ha bisogno? Ha bisogno di una squadra coerente, perché noi quello che diciamo lo dobbiamo realizzare, non possiamo prendere in giro le persone. Dobbiamo collaborare con tutti i cittadini di Rivarolo. Perché mi sono candidata? Mi sono candidata con questo simbolo perché è un simbolo molto importante, perché la sicurezza è il primo posto. Troppe famiglie negli ultimi anni hanno subito delle cose spiacevoli. Di conseguenza, credo che in particolar modo, Mara, tu ne sei chiamata in causa, vero, sì, come, certo, come la famiglia. Lei non lo vuole dire, non però vuole giustamente dire, no. Però ha un qualcosa che l'ha toccato. Dobbiamo essere tranquilli di andare al mercato con il sorriso, dobbiamo portare al parco giochi i nostri bimbi, dobbiamo passeggiare col cane alle 10 di sera come alle 10 del mattino, serenamente, e dobbiamo andare a dormire senza pensieri. Di conseguenza abbiamo bisogno di una Rivarolo più sicura. Più sicura. Infatti, ok? Grazie Mara, grazie. Non a caso la sicurezza è un punto importantissimo del nostro programma, è un cavallo di battaglia, è un punto cardine della Lega. La sicurezza, Matteo Salvini, il nostro ministro dell'interno, si batte tantissimo per la sicurezza. E noi a Rivarolo, ovviamente, questa è una delle cose che vogliamo portare nel modo più forte possibile. Una Rivarolo sicura, una Rivarolo più vivibile, una Rivarolo più bella. Ho piacere di chiamare Pierluigi Vessella, che lui di sicurezza. E con questa una Rivarolo più bella. È anche vero, lui si è fatto lo slogan per una Rivarolo più bella. Vota Vessella. Devo essere sincero, prima non mi è venuta a casa. Scusate le spalle, signore. Purtroppo la. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui. Siete tutti bellissimi, tutti e tutte soprattutto. Un piccolo ringraziamento lo devo fare a Claudio Leone, che un giorno di mesi fa mi fermai un gazebo della Lega e mi disse: vuoi far parte di una lista comunale? Io ho detto: guarda Claudio, assolutamente no, due esperienze nelle liste civiche, mai più. No, corriamo con la Lega, Pier, dove devo firmare? Questo perché? Perché sono un sostenitore della Lega da tantissimo tempo, dei valori, e come diceva Mara prima, il nostro uno dei punti cardine è il tema della sicurezza. Sappiamo benissimo che il nostro ministro si sta battendo per far sì che vengano messe telecamere negli asili, nelle scuole, nelle case di riposo, dove ci sono persone che non si possono difendere. Quindi spesso abbiamo purtroppo assistito a delle situazioni, ahimè, tragiche, se non al di fuori dell'umano. Una cosa importantissima è il decreto sicurezza, dove verranno stanziati dei comuni, ai comuni, delle cifre, tipo ad esempio Rivarolo, sui 90.000 euro per l'ampliamento di tutto ciò che riguarda la questione telecamere, ossia di videosorveglianza, con telecamere di ultima tecnologia. E il nostro obiettivo è quello di andare a mettere, ampliare, perché le telecamere giustamente a Rivarolo ci sono già, però bisogna andare a sensibilizzare o perlomeno a controllare quei punti dove sono assenti in questo momento, perlomeno vanno ampliate, tipo abbiamo assistito a scippi al mercato, cosa che non vogliamo più assistere, abbiamo assistito a furti fuori dai supermercati, cosa che non vogliamo più assistere, ma soprattutto io trovo proprio inumano scippare le vecchiette fuori dai cimiteri. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto veramente, veramente arrabbiare, a prescindere. Cosa che a Rivarolo, come tutti sapete, purtroppo è successa un paio di settimane fa. O come tre settimane fa, alle 10 di mattina, sono entrati in casa di un signore, l'hanno preso a morsi addirittura perché lui li ha beccati in casa. Ecco, questo per quanto riguarda Rivarolo, ma importantissimo, e ripeto, importantissimo, anche le frazioni.
perché non ci dobbiamo dimenticare che Rivarolo è composta da 10 frazioni. Sono per noi il salotto o i giardini, come tanti le definiscono. Siamo andati in un incontro alle frazioni, l'hanno chiamati i giardini perché è giusto che sia così, perché in tutti questi anni, io per lavoro, poi io ho la fortuna di lavorare con mio papà in un'azienda quarantennale che è sul territorio, giriamo tantissimo per il Canavese, giriamo tanto per le frazioni e sappiamo benissimo che purtroppo negli incontri anche che abbiamo fatto con le frazioni spesso sono un po' abbandonate, sono sempre state fatte tantissime promesse, mantenute direi veramente poche. Quindi le telecamere devono arrivare assolutamente anche nelle frazioni e non solo, ma soprattutto nelle aree critiche, come dicevamo, mercato, cimiteri, fuori dalle scuole, fuori dai parco giochi, perché anch'io ho una figlia. Io mi ricordo quando avevo 8 anni potevo giocare tranquillo per strada e di me erano tranquilli, adesso purtroppo non si può più, perché siamo, purtroppo viviamo tutti nella paura. Spesso ci dicono che noi leghisti siamo razzisti solo perché vogliamo difendere il nostro territorio, però io sono del parere che chi è che può decidere per noi, sia per la nostra vita che per la nostra incolumità? Io dico sempre una cosa che dice Salvini, a me piace tantissimo: se tu vuoi fare il ladro, entri in casa mia e ti succede qualcosa, se stavi a casa non ti poteva succedere. Quindi ognuno di noi ha il proprio lavoro, perché c'è chi fa il panettiere, io faccio l'elettricista, c'è chi fa il muratore, ogni giorno rischiamo sul lavoro, chi lavora in fabbrica, i rischi sono tantissimi e li mettiamo in conto, però se decidi di fare il ladro, ahimè. Quindi questo noi perché vogliamo che ci sia questo aumento di controllo, proprio perché le forze dell'ordine già presenti sul territorio, noi vogliamo dare una man forte per portare Rivarolo, sia per i rivarolesi che per chi viene da fuori, un posto più tranquillo, più controllato, più sicuro, per poter passeggiare non solo la mattina, ma andare al mercato tranquilli, andarsi a mangiare un gelato di sera o semplicemente portare a spasso il cane. Io con questo vi ringrazio per essere venuti, ringrazio ancora e porto con orgoglio questo Albertino, perché io ho sposato in pieno i pensieri della Lega e continuerò a portarli avanti. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e lascio la parola ai miei colleghi che sicuramente hanno qualcosa. Grazie Pier, grazie. Grazie. Beh, Pier, il tema della tutti abbiamo a cuore il tema della sicurezza, Pier lo vive quotidianamente sotto questo punto di vista. Lui ovviamente, operando nel settore, sa benissimo che dove ci sono telecamere, le telecamere sono un grandissimo deterrente. Dove vengono piazzate si riducono i reati, dove ci sono e vengono fatte le riprese, inutile che stia a dirlo, è più facile identificare i responsabili di eventuali reati. Quindi grazie per il tuo intervento. Voglio aggiungere una cosa, l'ha detto Pier, ma lo ribadisco: noi per il discorso sicurezza accederemo sicuramente a dei bandi per poter far sì che l'aumento dei punti videosorvegliati, delle telecamere in Rivarolo, che hanno sicuramente un costo non da poco, non gravi tutto sulle tasche dei cittadini, ma solo in parte, non gravi sul comune, quindi sulle tasche dei cittadini. Questo discorso della videosorveglianza, della sicurezza attraverso le telecamere, lo andremo ad ampliare indistintamente che sia il concentrico di Rivarolo o che sia una frazione. Perché io me lo sono sentito dire, ma noi stessi quando andavamo nelle frazioni lo dicevamo, anche chi abita in frazione potrà abitare in periferia, ma è sempre un rivarolese, paga le tasse anche lui come rivarolese e merita che le telecamere ce le abbia anche lui come rivarolese, non che Monotarata sia solo via Ivrea, le vie centrali e poi le frazioni dimenticate e abbandonate, non solo per la sicurezza, anche per tanti altri motivi, ma adesso stiamo parlando di questo. L'altro giorno abbiamo incontrato una frazione che lamentava appunto il discorso di carenza di sicurezza in frazione. Adesso ho piacere di chiamare, dove è Saimir che si è seduto, Saimir Giaffa, vieni, grazie Saimir. Ah, ci mancherebbe. Buonasera a tutti.
È accesa, accesa, tienilo vicino, vai, vai, vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Saimir Jaffa, sono italo-albanese, sono qua ormai dal secolo passato, dal lontano 1998. Ho frequentato tutte le scuole qua, laureandomi presso l'Università degli Studi di Torino, nella quale ho ottenuto i due titoli di dottore in economia e commercio e direzione di imprese marketing e strategia. Sono qua stasera perché ho deciso di mettermi in gioco accettando questa sfida, perché vedo la nostra Rivarolo troppo statica, troppo passiva agli eventi. E vorrei tanto vederla diventare un punto di riferimento per il canavese. Con questo io ovviamente tu intendi dire dare, e tu quando ci confrontavamo mi dicevi, sì, Rivarolo molto spenta, sì, no? Sì, ti dicevo, sì, l'elettricista ce l'abbiamo già in lista, certo, quindi certo. No, non rubare il lavoro. Giustamente Saimir diceva, intendeva spento in senso lato, nel senso Saimir, sì, dice no. Trovo una Rivarolo che è triste, la vorrei vedere più giovane, passiva, più vitale, più... Sicuramente noi come lista ci proporremo di farlo sotto tanti punti di vista. Un modo per renderla più vitale è sicuramente quello, Saimir, puoi dire, di cercare di portare delle attività, sì, in senso, sì, qualcosa, esatto, mostre, qualsiasi cosa che possa, sì, sì, generare, sì, esatto, in Rivarolo, portare gente, generare flusso di gente, dare un po' più di vitalità di Rivarolo, delle manifestazioni, un qualsiasi cosa, che sicuramente adesso potrei mettervi a fare un elenco di mille cose, lo andremo a vedere sicuramente quando, esatto, cioè nel nostro programma è spiegato, lo andremo sicuramente a vedere quando avremo la fortuna di amministrare. Grazie Saimir, grazie, ti ringrazio, un applauso per Saimir, grazie. Adesso tocca alla mia cara Marisa Oberto, chiedo una candidata, un'altra... Un'altra, Marisa, scusami, un'altra quota rosa della lista. Vai, buonasera Marisa, a tutti, io sono un'imprenditrice agricola, ma non mi piace definirmi così, preferisco essere chiamata campanina. Sono sposata. Te l'avevo detto, quando lo dirai arriverà l'applauso. Lei mi ha detto, quando mi fai alzare dalla sedia, chiamami campanino. Ho detto, senti, io ti chiamo cara amica Marisoberto, poi fai te. Okay. Sono sposata con Claudio, mi sopporta e supporta da 15 anni. Ho due figlie, Francesca di 12 anni e Sofia di 7. Mi occupo di agricoltura. Sono nata e cresciuta in campagna. Adesso gestisco un'azienda agricola con il mio fratello Massimo. Alleviamo dei bovine di razza olandese. Per chi non è del mestiere, sono le bianche e nere, tutte juventine. Ecco qua, bisogna andare piano. Con... C'è anche qualche granata. Cerca di avere anche qualche altra mucca, granata. Non per me, ma per non metterci contro. C'è anche qualche granata. Produciamo latte alimentare ad uso umano che vendiamo al caseificio Longo, che è quello famosissimo per i tomini. Molto buoni. Molto buoni, molto buoni. Modestamente, tenendoci il latte, non avresti detto il contrario. La mia esperienza in ambito agricolo l'ho portata a tutta la squadra, che ringrazio finora dell'opportunità datami. Come vi ho detto, mi occupo di agricoltura. La mia esperienza l'ho portata a loro, nell'ambito agricolo, portando anche le problematiche che tutti gli agricoltori vivono quotidianamente, fronteggiano tutti i giorni. Lei, mentre facevamo il programma, si è resa promotrice di tutte quelle difficoltà, criticità che presenta l'agricoltura, esatto, a Rivarolo, nella parte delle frazioni, quindi lei batteva i pugni, bisogna assolutamente fare così perché migliori questo, perché migliori quell'altro. Puoi anche dire ovviamente che tu fai parte del gruppo Argenterese, io quando vengo a mangiare la festa argentera ti vedo sempre, bene, quindi bene. Anche giusto che tu lo dica. Faccio parte del gruppo Argenterese, sono un membro attivo perché cucino, preparo gli antipasti, mio marito è il vicepresidente del gruppo. A tal riguardo volevo ringraziare l'amico Claudio per l'aiuto che ci ha dato per il padiglione. Grazie, io. Questo applauso per Claudio è meritato perché so che come gruppo vi ha aiutati molto quando avete manifestato un problema in merito alla struttura dove fate la manifestazione, quindi vi è venuto incontro nella possibilità.
Con la squadra abbiamo anche pensato di istituire un comitato delle frazioni, perché tutte le frazioni sono Rivarolo. A Rivarolo abbiamo 10 frazioni e in ogni frazione ci sarà un rappresentante che collaborerà con noi dell'amministrazione centrale portando tutte le problematiche che ci sono in quella frazione e noi cercheremo di risolverle insieme. L'idea, sì, diciamola bene, l'idea è quella di creare, di individuare all'interno della squadra che poi andrà a amministrare dei rappresentanti delle frazioni, questo per migliorare il dialogo tra frazione e amministrazione. Parlando con le frazioni, giustamente l'altro giorno una frazione ci ha detto, ma noi tutte le volte che abbiamo un problema è possibile, dobbiamo prendere, venire fin su, non è tanto quello, è che poi dobbiamo fare, protocollare, raccogliere 25 firme, quando chiedi di firmare diventa problematico, diventa critico. Meno male che avevamo già pensato nel programma di individuare appunto queste figure all'interno di coloro che andranno a amministrare, che si rendessero, ah ecco questa è la bandiera, chiedo mi fanno di andare avanti, l'idea è quella di individuare dei responsabili, dei referenti più che dei responsabili delle frazioni, in modo che si rendano promotori, prendano, vadano ogni tanto in frazione per cercare di capire quali sono i problemi, per migliorare diciamo la comunicazione tra frazione e comune, sindaco, amministrazione, che da quanto capito, e sicuramente qualcuno delle frazioni qua ci sarà stasera, non è una comunicazione così al momento rapida ed immediata, è molto latente, molto lunga, dei tempi. Le frazioni per questo motivo lamentano tuttora di sentirsi trascurate, questa non è per niente bello. È ovvio che poi le frazioni, quando uno le va a incontrare, si lamentano di sentirsi distanti. Grazie Marisa, ti ringrazio assolutamente. Non dimentichiamoci che tutto ciò che noi mangiamo è prodotto da un agricoltore. Grazie. Brava Marisa. Adesso un candidato uomo, mi piacerebbe venisse qua in travartolo, Luca, no? Ho detto, vuoi vedere che mi fa lo scherzo, perché l'ho indicato, ho detto io. Ovviamente, No, così non va. Abbiamo un ricambio generazionale. Mi è venuta paura quando ti ho visto in prima fila, ho detto, qua mi fa lo scherzo. Poi no, ovviamente voglio l'intravartolo di terza generazione. Sì. Terza generazione perché vai, siamo leghisti di famiglia, partendo da mio nonno, da mio padre e adesso arriviamo a me. Abbiamo appunto a Rivarolo questa impronta leghista da sempre. Assolutamente. Lui è di terza, io sono di seconda. Sì, lui è di seconda, è vero. Suo padre, tra l'altro, è stato, insieme a mio nonno, uno dei fondatori della sezione della Lega qui a Rivarolo Canavese. Assolutamente, sono tuo nonno. Io ho voglia di dire una cosa, cercando di non commuovermi. Mio papà non è più con me da un po' di anni, è dal 2006. Ha fondato insieme la sezione, esatto, adesso ti passo subito la parola, se certo. Non mi commuovo. Un applauso, Roberto. L'applauso per mio papà, grazie. Esatto. E per tuo nonno, anche indubbiamente, che ha fatto tantissimo. Che dobbiamo ringraziare ancora oggi. Se sì, noi siamo sì. Qua oggi è grazie al lavoro che loro hanno fatto, che poi hanno portato avanti sicuramente come altri segretari, Luca, Paolo. Vai pure avanti il tuo discorso, Luca, grazie. Beh, come ha detto già Roberto, mi presento, sono Luca Intravartolo, ho 22 anni, sono nato e cresciuto qui a Rivarolo Canavese. Mi sono diplomato appunto qui a Rivarolo come perito meccanico all'Istituto Tecnico Aldo Moro e lavorativamente parlando lavoro per una delle aziende che porta il nome di Rivarolo a livello non solo nazionale, ma a livello mondiale, ovvero Bausano e Figli, che vorrei davvero ringraziare. Azienda conosciuta in tutto il mondo. Azienda conosciuta in tutto il mondo e colonna portante di Rivarolo Canavese. Assolutamente, sì. Luca è molto, molto vicino alle tematiche del... Sì, no, sì. Infatti, pensavo volessi parlare già della tua parte. Vorrei spiegare anche le motivazioni per il quale ho deciso di intraprendere questo percorso, quindi candidarmi. Innanzitutto vorrei ringraziare appunto il partito che per adesso è espresso alle mie spalle, che mi ha dato l'onore l'onere di rappresentare innanzitutto come candidato questa lista e darmi la fiducia per potermi esprimere. Vorrei ringraziare, come ha appena fatto Roberto, grazie, Luca, che mi ha dato grazie. Piena fiducia e che tra l'altro è uno stacanovista pieno, non si stanca mai di lavorare, fino a ore tarde.
mi tocca fare il programma, al 26 al maggio fare, bisogna fare, arrivare con molte energie e poi bisogna averle soprattutto per dopo, esatto, quindi esatto. con il buon proposito di vincere bisogna avere energia per dopo. È vero, è vero. Luca è molto vicino allo sport, assolutamente. Allo sport detto ciò, sostengo infatti che passare dal chiacchiericcio da bar, dalle mille parole che si fanno, che io in prima persona ho sempre fatto, sia necessario giungere a un punto nel quale bisogna passare a fatti concreti e realizzabili. Sostengo infatti che con volontà, determinazione e passione per la mia città, nella quale vivo, sono nato e cresciuto e che tocco con mano giorno e notte, sia necessario far emergere tutte quelle che sono le problematiche legate ai miei coetanei, ai giovani e ai meno giovani. Problematiche ovviamente che sono da tirare fuori, esternare e da risolvere. Assolutamente, assolutamente. Tu sicuramente hai analizzato tutte le problematiche inerenti al polisportivo, se hai voglia di parlarcene. Assolutamente. Prima vorrei solamente fare un passo parlando di come futura amministrazione si possono valorizzare tutte le associazioni sportive che sono nate lungo questi anni. Innanzitutto vorrei ringraziare mio padre che è qua in sala, che è stato l'ideatore del percorso Nordwalking, esatto, diciamolo del percorso ad alta voce, perché assolutamente è stato reso promotore di un percorso bellissimo, bravissimo, bravissimo. Tra l'altro questo percorso. L'idea di tuo papà ha permesso di rivalutare tutta la zona, che hanno pulito tutta la zona. È stato sviluppato in lungo e in largo e grazie a molti volontari appunto è stato pulito ed è stato sviluppato con tanto sudore e tanta fatica. E tu ovviamente porterai sicuramente avanti questo progetto, lo devi portare avanti, non lo devi abbandonare. Di migliorarlo soprattutto, di migliorarlo. Sempre nello sport. Questo progetto ha fatto sì che ci fossero due riscontri positivi. Innanzitutto l'avvicinamento della cittadina a questa nuova disciplina, che è appunto il Nordic Walking, che per intenderci è la passeggiata con bacchette all'aria aperta, e senz'altro appunto la tutela del percorso stesso garantendone la pulizia. Come futura amministrazione appunto ci prefissiamo la tutela delle associazioni sportive nuove e vecchie. E di conseguenza sappiamo tutti quanti che a Rivarolo abbiamo un centro polisportivo. Sportivo, io vorrei che Roberto, tu parlassi appunto di questo, Luca, delle condizioni in cui versa il centro polisportivo di Rivarolo. Esatto, che penso che bene o male tutti quanti abbiamo frequentato. Questo centro versa in condizioni pietose e fatiscenti. Sarà nostra intenzione infatti quella di andare a riqualificare la zona in toto, a partire magari dalla piscina, che onestamente da rivarolese mi vergogno che versi in quelle condizioni, magari con l'aggiunta di una vasca piccola per i bambini o per gli anziani, o comunque la riqualificazione di tutto l'impianto per quanto riguarda la piscina. Luca, si riferisce a quello che può essere l'acquamotricità, queste cose qua. Assolutamente. Nella piscina comunque è stato rifatto il tetto poco tempo fa, ma ci sono gli spogliatoi, dillo tranquillamente, che sono fatiscenti. Versano in condizioni pietose. Gli spogliatoi, mi vergogno andare in piscina qua a Rivarolo, credetemi. Io conosco delle persone che da Rivarolo vanno via e vanno in piscina altrove, quindi gli spogliatoi, scusatemi, della piscina di Rivarolo sono da ripristinare, da mettere nuovi, e da riqualificare. Spogliatoi, bagni e tutto quanto. Poi c'è un problema della palazzina, che va riqualificata anche lei e messa bene anche lei, assolutamente. Quindi perché non implementare in questa zona anche dei campi da tennis, che sicuramente gioverebbero a tutti quanti? Perché non implementare anche campi da bocce, perché gioverebbero anche questi ai giovani e soprattutto ai meno giovani? Come ho detto io ieri, il polisportivo è un poliparcheggio, quindi l'idea è quella di togliere i parcheggi che sono di fronte alla piscina e magari rimettere i campi da tennis. Cambiamo veramente Rivarolo e usiamo questa parola, ovvero il buon senso. Grazie Luca. Adesso tocca un giovane leghista, Simone Ceresa, un giovane della squadra. Vai, è già pronto. Buonasera a tutti, sono Simone Ceresa, ho 21 anni e mi sto laureando in architettura al Politecnico di Torino. Sono un rivarolese da sempre, ho sempre abitato nel centro della città, nel suo cuore, e ho vissuto ogni giorno appunto
per tutti i 21 anni, ogni criticità e ogni punto di forza. Li ho osservati e ne ho tratte delle mie personali deduzioni. Anche tu ovviamente hai contribuito a creare, a stilare il programma, hai manifestato sì, le problematiche, sì. Le problematiche come, come può essere il problema del traffico, che in centro è davvero un problema assillante, lo è sempre stato, come il problema dei parcheggi. E ci tengo a fare un cenno a, a tutti quei problemi che derivano da, dalle agghiaccianti situazioni create da incidenti causati dai mezzi pubblici, dal passaggio dei mezzi pubblici nella zona centrale, che purtroppo a volte ci hanno dato una lezione amara, in quanto davvero terribili. Sì, in quel caso forse tu volevi dire lo spento era un mezzo privato, va bene, esatto. Lì non ha rispettato un divieto che c'era, comunque però sicuramente fare un cenno sono tutte a questa cose cosa che sì, secondo me deve essere ricordata e non dimenticata. Sono tutte cose il discorso della viabilità così è da rivalutare, esatto. Perché Rivarolo è veramente estremamente trafficata. Sì. Grazie Simone. Grazie, un applauso per Simone. Io vediamo se riesco a rispettare la. Adesso tocca alla candidata Ida Marchese, vai che so che tu sei celere, veloce, hai due cose. Ida, quando ha detto, vorrei dire questo, ho detto no, ma tu di pure cosa hai fatto nella tua vita che devi andarne orgogliosa, quindi si è preparata al suo... Va, assolutamente no, vai, tutta ad un fiato e poi ti mando a sedere, vai Ida. Buonasera a tutti, sono Marchese Ida. Ho 48 anni, vivo a Rivarolo da quando ne ho due. Quando avevo 28 anni sono andata a vivere a Torino per lavoro. Sono andata a lavorare per una grande catena di negozi. Ho cominciato come cassiera part-time a tempo determinato per finire come vice direttore aprendo il 50° negozio in Italia. Giustamente, ne va orgogliosa. Vicino allo Juventus Stadium, non mi pare. Vicino al Juventus Stadium. Sì. Per lavoro sono andata a vivere in diverse città, Torino, Biella, Milano, Mestre. Mestre in provincia di Venezia e anche in Toscana. Ho visto delle belle realtà, è stato faticosissimo, ma è stato bellissimo, meraviglioso. Ho conosciuto tante persone che mi sono portata dietro come un bagaglio mio proprio, me lo sono fatto diventare mio. Ma sono dovuta tornare a Rivarolo per un problema familiare. Però io ho trovato Rivarolo, in tutta sincerità, triste, cambiata. Non era quella che avevo lasciato. Adesso faccio l'operatrice ecologica. Roberto non vuole che lo dico. No, aspetta, non l'ho detto. Lei dice io faccio la spazzina. Io ho detto, giustizia. No, assolutamente detto che non dovevi dire. Attenzione, ci mancherebbe, ho detto. Meglio conosciuto per la dice ecologica, ma tanto quello faccio, vado in giro con il mio secchiello ovviamente, e con la mia scopa. Purtroppo hai dovuto... E vedo cosa non mi piace di Rivarolo. Quindi, come facevo le altre volte, no, non mi piace, cosa è... Stavolta non lo faccio, non mi lamento, però mi metto in discussione, mettendo la faccia come ho sempre fatto. Grazie. Brava Ida, grazie. Adesso te lo meriti. Adesso ho il piacere di chiamare un'altra candidata donna, una ragazza giovane, Francesca. No, ho detto un'altra giovane, quindi Ida, ho detto un'altra donna giovane. Non è proprio la stessa. Vabbè. Buonasera a tutti. Innanzitutto gradirei ringraziare ognuno di voi per essere qua questa sera, per dare a tutti noi l'opportunità di poterci presentare come lista. Mi chiamo Francesca Pessetti, ho 22 anni, sono nata e cresciuta a Rivarolo, sono diplomata in amministrazione, finanza e marketing, meglio conosciuta come ragioneria, salvo poi ha prevalso la mia grande passione che è la letteratura, mi sto laureando in lettere moderne e contemporanee all'Università degli Studi di Torino. Ho voluto intraprendere questo percorso perché tengo particolarmente alla mia città. Molti di voi avranno una visione storica di quella che è Rivarolo, io non la conosco per cosa è stata negli ultimi 30-40 anni, però credo che tutti insieme possiamo scrivere la parola futuro su questa nostra città, è importante per tutti
e ringrazio Roberto per avermi dato questa opportunità, per avermi voluta con lui, ringrazio la Lega con i suoi rappresentanti e ringrazio ovviamente Muove Rivarolo. Detto ciò... Non ha finito, l'applauso dopo, Amato, non ha finito. Lei ci deve parlare, giustamente, studentessa di lettere, del progetto che abbiamo messo in piedi come lista, che abbiamo deciso di portare avanti, quello della biblioteca. Sì. Per quanto riguarda la biblioteca, noi tutti quanti sappiamo che c'è proprio un soffocamento per quanto riguarda gli spazi. È importante quindi trovare una collocazione, un'ubicazione più idonea e più adatta. Indubbiamente la biblioteca non deve essere vissuta solo come uno spazio individuale, ma come uno spazio collettivo nella quale i nostri ragazzi possono studiare e confrontarsi, e indubbiamente il suo ampliamento. L'ampliamento non vuol dire soltanto l'acquisizione di nuovi volumi, ma stare al passo con i tempi, quindi sono presenti oggi delle nuove tecnologie come possono essere le LIM, che sono le lavagne interattive multimediali, con le quali è possibile una creazione di progetti e di nuovi laboratori, perché è sempre più difficile interessare i ragazzi, quindi bisogna stare al passo coi loro tempi e coi tempi della tecnologia. Sicuramente, oltre che ampliare la biblioteca, aprire la biblioteca anche per non solo eventualmente poter acquisire nuovi volumi, ma permettere di avere degli spazi di studio, tavoli di studio, attrezzati, sì. Collegamenti a internet, e questo tutto è importante. Quanto che può aiutare. Grazie Francesca. Grazie a tutti. Ah, un attimo, scusate. Volevo dirti, io c'è mia nonna che è lì seduta vicino a voi, oggi fa 81 anni e tanti auguri nonna. Vai Francesca. Al piacere di consegnarle un mazzo di fiori, grazie. Auguri, auguri signora. Grazie Francesca. Tanto tocca al tuo vicino di sedia adesso, se ha voglia di alzarsi. Amato Cerrato, grazie. Un applauso a Amato, che gli mettiamo un po' di... È acceso Amato, vai tranquillo. Lui è delle frazioni, arriva da Ubiano. Vai Amato, tutto buonasera tuo. Buonasera a tutti, amiche, grazie di essere venuti, amiche e amici. Io sono Cerrato Amato, ho 48 anni, sono sposato con Graziella, che è qua con noi in sala stasera. E vivo a Ubiano, provincia di Rivarolo Canavese. È una frazione di Rivarolo. Sono diplomatico in informatica e vivo la mia vita facendo anche volontariato. Sono volontario della Protezione Civile e della Croce Rossa. Anche da parecchio tempo nella Protezione Civile, diciamo. Sì, 10 anni che sono in Protezione Civile. E attualmente hai deciso anche... sono 6 mesi che sono appunto in Croce Rossa. Sicuramente in Croce Rossa da un po'. Sicuramente abitando in frazione, per lui potrebbe essere un piacere eventualmente rendersi referente. Quando abbiamo fatto l'incontro con Obiano, lui... conosceva le problematiche, ce le ha esposte anche nella stesura del programma, quindi grazie Amato, grazie. Vorrei fare dei ringraziamenti, ringrazio la Lega per avermi dato questa opportunità di mettermi in gioco, ringrazio Pierino per Muovi Rivarolo, a quale faccio presente, grazie, che ci sono anch'io, e ringrazio il buon nome Roberto, che mi ha voluto tutti i costi qua. Ieri, l'altra sera hai fatto un gesto. Grazie Amato. Adesso già chi si deve alzare mi sta guardando, è una delle più giovani della lista, Noemi Leone. Io. È quasi più alta di me, quindi mi allontano per non fare brutta figura, così. Con i tacchi non vale, ma hai fregato, eravamo alla pari. Così. Dai, io ho questa possibilità, quindi. Li metto anch'io la prossima volta, pure. Non è carino però. Vai Noemi. Buonasera a tutti, io mi chiamo Noemi Leone, ho 19 anni, sono originaria di Mastri, sono una studentessa di economia aziendale e gestisco anche insieme ai miei genitori l'agraria di famiglia che quest'anno ha compiuto 16 anni. Sono entrata quest'anno a far parte del gruppo giovanile della Lega e sono veramente onorata di essere qui questa sera a fianco di questa bellissima squadra, ringrazio per questo appunto il mio partito. Ma anche Roberto, grazie Noemi. Grazie mille. Sono qua perché io ho vissuto all'aria aperta da quando sono piccola, amo tutto ciò che sono le aree verdi, tutto ciò che sono i parchi
e vorrei dare ai più piccoli e agli abitanti di Rivarolo una maggiore sicurezza, ma anche manutenzione di tutte queste aree che ritengo veramente importanti per i più piccoli, ma anche per le famiglie. Quindi ti riferisci ovviamente ai parchi gioco, certo, che parchi gioco versano in uno stato sicuramente non solo non sicuro, ma quello farà parte del discorso della videosorveglianza, certo, ma, soprattutto, ma diciamolo pure in che stato sono, impraticabili, sporchi, erba alta, i giochi sono praticamente rotti, inutilizzabili, se li utilizzi ti fai male, quindi sicuramente a lei stava a cuore, ovviamente anche a tutti noi, il discorso di fare in modo che arrivarono questi parchi gioco, che comunque ci sono, e costano anche per la manutenzione, attualmente è limitata, però hanno un costo, tanto vale se questo costo ci deve essere, che sia adeguato a quello che sono i parchi gioco e che siano di nuovo zone, dillo Noemi, assolutamente riutilizzabili, esatto, dalle mamme, dai bambini, e non per andare a lasciare l'immondizia in giro e che poi in civiltà parte che non vengano mantenuti puliti. Quindi noi vogliamo che tutte le mamme, qua ci sono anche dei bambini, dei ragazzini in sala, possano utilizzare questi parchi gioco che sono già presenti attualmente a Rivarolo. Ci tenevo infine a ringraziare anche Daniele per il progetto che nella sua trascorsa amministrazione ha portato avanti e che noi vorremmo continuare a portare avanti nel caso in cui avremo l'onore comunque di andare ad amministrare, che è quello delle giornate ecologiche, nei quali comunque noi cittadini possiamo prendersi forse anche l'impegno per portare la nostra città più pulizia e combattere con la scopa e con la paletta quelli che sono i maleducati. Sì, Noemi si riferisce alla giornata ecologica che c'è stata, mi pare, un paio di mesi fa. Organizzata, ringrazio, sono già diversi anni che viene organizzata. Ringraziamo Daniele che si è reso promotore di questa iniziativa, e noi tra l'altro avevamo anche partecipato e lì ci siamo resi veramente conto lo stato in cui versano i parchi gioco di sporcizia. Grazie Noemi, grazie. Se Noemi era una finta alta, adesso tocca parlare uno veramente più alto di me, ci ho pensato adesso. Gianpiero Bonino, un grandissimo applauso, io poi mi allontano veramente. Gianpiero, Chi avesse preso il microfono? Buonasera a tutti, prima dovrei fare i complimenti a tutti i candidati del mio gruppo perché sono stati bravissimi, sono stati eccellenti e in questo momento veramente mi trovo in difficoltà perché pensavo di poter, invece devo dire che sono stati tutti bravissimi e spero di essere alla vostra altezza. Vai, grazie Gianpiero. Io mi chiamo Bonino Gianpiero, penso che molti oramai mi conoscano, faccio parte di una famiglia storica di Rivarolo, mio padre è arrivato nel 64 e da quel momento è un commerciante storico di Rivarolo. Ho studiato in scuole cattoliche che mi hanno dato una profonda credenza e di questo ne vado fiero. Ovviamente dopo l'università ho intrapreso la professione come legale, come avvocato, libero professionista, sono oramai 20 anni e continuo tuttora a esercitare in me questa professione, fin quando non mi mandano in pensione, spero presto. Presto, magari adesso con una nuova quota 100. Sono rovinato. Per quanto riguarda la mia esperienza, io nel 98, quando ero ancora giovane e di belle speranze, ho iniziato la mia prima esperienza a livello amministrativo con un carissimo amico, Beppe Chiarello, che è qui di nuovo. Grazie. Condivide con me anche questa ennesima tornata e che ho la fortuna e il piacere di avere insieme con tutti questi cari amici che sono ovviamente accanto questa sera. Mi è stata proposta questa possibilità, ho accettato con grande impegno e con grande onore l'offerta che è la proposta che mi ha avanzato il caro Roberto. Perché? Perché io sono convinto che questa lista, che questo gruppo possa fare veramente bene, perché ha alle spalle un simbolo veramente importante, il simbolo del più grande e del, in questo momento, partito che ha la maggioranza relativa in Italia. Questo verissimo.
E l'impegno lo possiamo vedere stasera, perché ringrazio anche la presenza l'onorevole Riccardo Molinari, l'onorevole Alessandro Gigliovigna e il senatore Cesare Pianasso, che ovviamente ho avuto il piacere di conoscere stasera, ma io conosco molto bene il fratello perché è un caro amico e collega con cui ho condiviso molte esperienze bellissime sia a livello professionale e con cui ho un legame di amicizia molto profondo. Per quanto riguarda ora il discorso del ieri è uscito un discorso molto importante per Rivarolo, quello delle infrastrutture. È importante migliorare Rivarolo, creare nuove infrastrutture, ristrutturare anche edifici e impianti che al momento sono fatiscenti. Ne hanno parlato alcuni candidati già prima in modo dettagliato. E però è importante anche non gravare troppo le casse del comune, perché accendere mutui poi bisogna pagarli e tutti i privati, io compreso, ne so qualcosa. Pertanto è importante riuscire a creare delle sinergie con il nostro gruppo, ma soprattutto con la Lega, con il simbolo che ci sostiene, con tutti i rappresentanti, che ovviamente sia a livello dell'Unione Europea, sia a livello di regione, sia a governo, metteranno a disposizione sicuramente, ci sono dei fondi per poter fare degli interventi e migliorare e creare delle nuove infrastrutture. E questo nessuno più del nostro gruppo potrà avere delle porte aperte per poter accedere e per poter iniziare un percorso per portare Rivarolo di nuovo ai fasti di un tempo. Un'ultima cosa per quanto riguarda il lavoro. Io ho voluto così cercare di spiegare, mi sono occupato nella mia esperienza professionale di lavoro, di bandi, di finanziamenti. Faccio due esempi concreti, non voglio tediarvi. Quanti sanno che la Regione Piemonte ha pubblicato un bando, misura 6.1, dove ha messo a disposizione 1,8 milioni di euro per aiutare i giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni per l'avviamento di nuove imprese? Ci sono fino a 35.000 euro. Ci sono altri finanziamenti per poter migliorare anche le strutture, le infrastrutture a livello di imprese agricole, e questo vale benissimo. Oramai è perso. E vabbè, ci saranno altre opportunità, magari per i figli. Poi il decreto crescita, che ovviamente ringrazio l'onorevole Molinari, perché è in vigore dal 1 maggio del 2019 per i giovani compresi dai 18 ai 35 anni e per le donne di qualunque età, perché possono accedere a questi finanziamenti per aprire nuove attività nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione, dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese e alle persone. Questo cosa significa? Sarà importante creare da parte del nostro gruppo una piattaforma per cui tutti i cittadini rivarolesi potranno confrontarsi, potranno chiedere e potranno accedere finalmente a queste possibilità, avere questi fondi, e ci sarà del personale specializzato che potrà aiutarvi a preparare queste domande. Chiunque vuole potrà iniziare veramente e usufruire di questi fondi, che molte volte nessuno conosce, ma che ovviamente purtroppo questi soldi vengono poi restituiti senza venire utilizzati. Io per questo motivo vi esorto a votare la lista numero 1, candidato Roberto Bonome. Grazie. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Giampiero. A Giampiero stanno molto, molto a cuore i bandi, ecco, come ha detto lui ce ne sono tantissimi che poi vengono deserti, i soldi tornano indietro perché nessuno di noi magari ne viene a conoscenza. L'idea di Giampiero io la trovo bellissima, lui ha a che fare con bandi sovente anche per motivi lavorativi, quindi si sa districare in quest'ambito qua. Grazie di nuovo Giampiero. Ora tocca a dove è sparito? A un altro giovanissimo del gruppo, Riccardo Giampiero. Riccardo, chiedo scusa, mi farò perdonare, Riccardo. Vabbè, avevo ancora in mente i bandi del nostro caro Bonino, Riccardo Sandretto. Buonasera a tutti, sono Riccardo Sandretto, ho 22 anni, sono diplomato al liceo scientifico Aldo Moro qui a Rivarolo e adesso sono laureando in psicologia presso l'Università di Torino. Infatti mi analizza sempre, mi dice dove fare. C'è tanto lavoro da fare con te. Allora. Grazie. Ah, grazie. Ecco. Cioè, questa non l'aspettavo, Scusa. Grazie. Allora. Beh, un applauso alla battuta, visto che...
È da tempo ormai che sono attivo nella sezione giovanile della Lega dell'Alto Canavese, ma da ben prima sono vicino ai valori e agli ideali della Lega. Per questo oggi sono grato ed entusiasta di aver ricevuto questa opportunità per poter dare nel mio piccolo il mio contributo al successo del partito e ovviamente al bene di Rivarolo, che è la città in cui vivo da sempre. Se c'è qualcosa che ho imparato dall'impegno anche di mia madre nel suo lavoro, che molti di voi conosceranno, la dottoressa Mirella Ferrero. Devi giustamente dire chi è tua mamma, che è presente qua in sala, la dottoressa Mirella Ferrero, una dottoressa di Rivarolo, un medico di base a Rivarolo. Da lei, diciamo, e dai miei recenti studi in psicologia ho capito, diciamo, l'importanza di ascoltare le persone. Questo può sembrare banale, soprattutto in politica, ma se con le passate amministrazioni questa necessità si è sempre esaudita soltanto nei pressi, durante le campagne elettorali, sono felice di poter garantire che nel nostro caso la situazione sarà completamente diversa. Infatti noi abbiamo reso centrale nel nostro programma il miglioramento l'avvicinamento della popolazione con l'amministrazione che la rappresenta. In questo ambito alcune delle nostre proposte sono principalmente l'apertura di uno sportello del cittadino e ancora più interessante l'apertura di un canale messaggistico tramite WhatsApp con cui l'intera cittadinanza potrà in qualunque momento, tramite dei messaggi o delle immagini eseguite dalle brevi delle scalie, indicare al municipio, al comune, tutte quelle problematiche riguardanti le città che possono incontrare nel corso della loro vita quotidiana e che ritengono che il comune sia in grado di risolvere. L'idea è semplice ma geniale, diciamolo, con pochissime risorse economiche. L'idea è quella di avere, l'idea che hai proposto è quella di avere un numero di WhatsApp che sarà gestito da uno degli amministratori, sul quale i cittadini potranno inviare problemi veramente di tipo semplice, che se presi in tempo fanno risparmiare magari interventi futuri anche più costosi. Cartello. Facevamo l'esempio, il cartello che vola giù perché lo tira giù il vento, nessuno va a tirarlo su, se invece che lasciarlo lì 3 mesi aspettare che lo veda qualche amministratore o qualcuno vada in comune a dirlo, che non lo fanno mai, ovviamente l'idea è tanto comoda, si manda una foto, magari dopo 3 ore il cartello viene tirato su e messo in una base di cemento nuova. Sembra stupido, ma è un'idea. Non dover più subire tutti gli iter burocratici in vigore ancora oggi. Questo ci aiuterà nella nostra, diciamo, missione di rendere nuovamente Rivarolo una comunità coesa, efficiente e fiduciosa in se stessa. Aiuta sicuramente a far sentire il cittadino più vicino. Quindi bisogno, non solo in questo punto di vista, ovviamente sarà il nostro interesse un grande aumento, cioè una grande attenzione riguardo alle politiche sociali. Noi infatti non vogliamo spendere, sprecare soldi ed energie per delle opere faraoniche abbastanza inutili, utili soltanto a gonfiare l'ego di qualche sindaco, a prendere voti in campagna elettorale. E a indebitarci per milioni di euro, come è già successo in passato e come qualcuno propone di rifare, qualcun altro. Bensì vogliamo fare tutto il necessario per aiutare tutte le fasce più deboli, purtroppo vulnerabili, della nostra popolazione, soprattutto in primis i disabili e gli anziani. Assolutamente disabili e anziani, che sono fasce sicuramente delicate. Vogliamo aiutarle cominciando con degli sgravi fiscali per quelle famiglie, quei nuclei familiari in maggiori difficoltà economiche, ovviamente nei limiti delle competenze comunali, e poi con una rinnovata maggiore collaborazione con le varie associazioni di volontariato che ogni giorno assistono decine dei nostri concittadini più in difficoltà. Tuttavia non possiamo neanche pensare di lasciare tutto il peso di queste responsabilità sulle spalle dei privati volontari, quindi abbiamo anche intenzione di prendere in considerazione, adesso mi sento, alla fine, vabbè. Ciò vuol dire che ha concluso, eh? Ciò vuol dire che ha concluso. Vabbè. Allora, l'apertura anche di una nuova associazione a livello comunale che possa affiancare quelle private già esistenti e che aiutino queste fasce già dette prima più vulnerabili, ad esempio portando loro i beni di prima necessità, come ad esempio i farmaci.
L'idea è molto ambiziosa, sappiamo che non è facilmente ovviamente realizzabile, però faremo di tutto, per fare in modo che possa esserci sul territorio un servizio di questo tipo qua, che possa aiutare le persone in difficoltà che non riescono ad avvicinarsi al centro, magari soprattutto relativamente alle frazioni. Dopodiché un grande vantaggio che abbiamo per quanto riguarda le nostre possibilità compiere questo nostro progetto riguarda appunto proprio il fatto che siamo una lista prettamente politica. Questo infatti ci permetterà di coordinarci con la probabile futura amministrazione regionale, di cui peraltro, come ormai è noto, la nostra città esprime un candidato, Claudio Leone, che è qua presente stasera. E questo fatto di essere politici ci permette, cioè una lista politica, ci permette anche di essere uniti dagli stessi ideali, appassionati, leali gli uni con gli altri, a partire da te, Roberto Bonome, che ti voglio ancora ringraziare per questa opportunità. Prima mi hai lanciato la coltellata, sì, poi adesso mi ringrazi. Dai un applauso a Riccardo, che io geni sono anche grazie. In questi mesi ti ho conosciuto, sono sicuro che sei la persona giusta per portare anche a Rivarolo quella rivoluzione del buonsenso che la Lega sta lentamente ma diciamo inesorabilmente portando avanti in tutta Italia e che presto il 26 maggio conquisterà, speriamo, anche la nostra regione, il Piemonte, e mi auguro l'Europa intera. Grazie. Guarda, 10 giorni e poi se ti va bene mi vedrai ancora per 5 anni. Sì. Grazie Riccardo, grazie. Dai. Adesso una candidata donna, quella che io chiamo il generale, lei mi dice sempre di no, Maria Cristina Massera. Vieni Cristina. Lei avrà modo adesso sicuramente di dirci perché io la chiamo il generale. Beh. Buonasera a tutti. Vai Cristina. Sono Cristina, ho 46 anni, sono sposata e mamma di 2 bambini. Sono di Roma, vivo a Rivarolo dal 2011. Vi parlo un pochino della mia formazione. Io ho una maturità scientifica, ho proseguito gli studi in ambito giuridico e ho lavorato per 15 anni nell'azienda di trasporti pubblici della Regione Lazio, nella segreteria di direzione, dove ho sicuramente maturato una grande esperienza in ambito amministrativo e nelle relazioni soprattutto con le pubbliche amministrazioni e con grandi clienti. Ritengo di aver avuto una grandissima fortuna nella mia vita perché ho avuto l'opportunità di vivere per molti anni all'estero, sia con la mia famiglia di origine, e qui mi riaggancio a Roberto. Ti devi assolutamente riagganciare a quello che ho detto, Maria Cristina. Mio papà è un generale dell'esercito italiano. Lo devi dire a gran voce, quindi chiederei anche un applauso perché è veramente un generale dell'esercito italiano, il papà di un generale Cristina. Di corpo d'armata. Corpo della quindi il massimo, generale, massimo grado del un generale del corpo dell'armata, che è il massimo grado, dillo Cristina. Sì, che ho vissuto con lui a onore al merito, nel senso sicuramente adesso in pensione. Ha fatto i suoi anni di addetto militare, diciamo che sarebbe la parte diciamo militare diplomatica. Tuo papà voleva fare il possibile per essere qua stasera, sì, ma il fratello più grande l'ha preso per primo e gli ha detto per il nipotino. Vai pure avanti con il discorso. Ho viaggiato e vissuto anche all'estero con mio marito, che è un ingegnere delle telecomunicazioni e si è occupato di progetti internazionali all'estero, in particolare a Barcellona e a Londra, dove è nato uno dei nostri 2 bambini, Riccardo. E poi sono finita a Rivarolo per amore. Allora, per quanto io abbia avuto queste fantastiche esperienze all'estero, inizialmente l'ho preso un po' male il trasferimento a Rivarolo, devo essere sincera. Lo so, lo sappiamo. Ci hai fatto una testa così, Maria Cristina, durante la stesura del programma. Però devo dire che nella piccola realtà ho apprezzato moltissimo e adesso non mi muoverei mai più da Rivarolo perché ho apprezzato tantissimo le potenzialità della qualità della vita. Anche perché finirai per 5 anni in comune, quindi non ti muoverai mai più. Le potenzialità della qualità della vita che il piccolo contesto offre. Rivarolo secondo me è una bellissima realtà, è una piccola bombonierina. Io vorrei arricchirla non solo con le mie capacità ma anche con le mie esperienze, il mio bagaglio che ho acquisito viaggiando molto. E vorrei appunto avere la vostra fiducia in queste elezioni per potermi adoperare per migliorare e per far crescere questa realtà soprattutto in ambito
di commercio, perché ritengo che vada un po' valorizzata questa cittadina. Assolutamente. È in un sì. contesto bellissimo, ai piedi delle montagne, per quanto mi manchi molto il mare, però devo dire che è molto bello questo contesto, apprezzo molto tutta la natura che mi circonda. E diciamo pure che non sei solo di Roma, ma un paio di settimane fa sei andata fino a Roma per vedere il comizio di Salvini, quindi ti sei preso a Roma, l'ho seguito e poi mi pare, a Tarquinio, l'ho seguito a Civitavecchia, quindi e mi ha promesso che sarebbe venuto qua. È una grandissima fan, è una grandissima fan di Matteo Salvini. Ma chiaramente sono come cresciuta tutti noi. Grazie alla mia famiglia con questi valori molto forti di nazionalità, di protezione del nostro territorio, quindi mi sto adoperando in questo anche qua a Rivarolo. Grazie Cristina. E, vabbè, se volete concludo, io ho altre cose da dire. Vabbè, ringrazio, ok, volevo ringraziare Claudio che ha creduto in me e mi ha portato in questa squadra e lascio la parola a Roberto. Grazie Cristina, grazie. Adesso tocca un altro giovane della lista, è l'ultimo, quindi non... No, adesso, vieni Beppe. È l'ultimo, vi chiedo ancora di portare pazienza un attimino, lui tendenzialmente chiacchiera molto, adesso magari chiacchiererà un po'. Vai, tieni Beppe. Buonasera a tutti, io mi chiamo Beppe Chiarello. Parlare per ultimo è sempre la cosa più difficile che ci sia, perché hanno detto tutto e io non so più cosa dire a questo punto. Quindi, allora, sono residente a Maastricht dal 1983, prima abitavo a Torino, ovviamente, e la mia famiglia è composta da mia moglie Rosanna, dalle mie due figlie Elena e Silvia, con i rispettivi compagni Omar e Daniele, e da tre splendide nipotine, Evelyn, Matilde ed Andrea. Questo è il mio nucleo familiare. Il mio passato lavorativo... Hai una nipotina che si chiama come la mia, Matilde. Ah, sì? Sì, la figlia di mio fratello. Quando, che stasera quando è nata? A quattro anni, a giugno. La mia è nata prima, l'ho ricopiato. La mia è nata a sette. Allora, il mio trascorso lavorativo passato, perché sono in pensione, è stato totalmente in Telecom. Ho svolto un ruolo di responsabile di direzione, poi responsabile del distretto 0124, che è questo qui dove siamo adesso, che comprende la parte bassa di Rivarolo e la parte alta delle valli. Con compiti anche di docenza e corsi di assunzione, quindi diciamo il mio percorso è stato quello. Da quando sono arrivato a Maastricht ho notato subito la carenza delle frazioni. Io sono arrivato nell'83 a Maastricht e ho visto una frazione disastrata, non c'era fognature, non c'era acquedotto, non c'era metano, strade dissestate. Dico mamma mia, dove sono finito qui? Allora, però era difficile dialogare con i comuni, perché ben sapete che Maastricht a tre comuni più un pezzo di strada provinciale, quindi mettere d'accordo i comuni era una cosa tremenda. Allora nel 1988 ho fondato la Proloco Maastricht con un gruppo d'amici per fare da legame ai comuni, poter invitare, poter discutere questi problemi, e la cosa è stata valida, perché diciamo che Maastricht è stata la prima frazione nel circondario che è riuscito ad avere acquedotto, fognature e metano prima di tutte le altre, no? Quindi il dialogo con i comuni, se riesci a impostarli bene, riesci anche a portare a casa dei risultati. Ecco, però proprio sui dialoghi dei comuni, Rivarolo, Feletto e Bosconero, che sono i tre comuni limitrofi, bisogna far sì che parlino tra di loro, perché da mia esperienza che amministrativa, e dopo vi dirò, è inutile che Rivarolo pulisca un fosso e Bosconero, perché ha pulito il fosso Rivarolo ma di là tiene in butto, perché se l'altro non lo pulisce l'acqua non va a termine. Quindi bisogna fare in maniera che Rivarolo parli con gli altri due comuni limitrofi e faccia i lavori pian pianino tutti assieme. Questo è un obiettivo che qualunque amministrazione deve andare avanti e lo deve fare. Il dialogo con le amministrazioni vicine al nostro territorio, alla nostra città, è importantissimo. Le tre vicine sono Feletto, Bosconero. Tutte quelle che sono nella periferia, nel confine di Rivarolo. Esattamente, e lì è nato il mio discorso di passione per diciamo, il sociale. Il sociale che io divido in due famiglie. Allora, il volontariato e l'amministrativo. Allora, praticamente la fondazione della Proloco, l'ho presieduta per 4-5 anni, c'era la necessità di restaurare l'antica chiesa Santissimi Angeli Custodi, che forse tu Daniele conosci bene, no? Ecco, questa chiesa versava in condizioni pessime, allora con l'aiuto dei comuni, della regione, delle banche,
Pian pianino siamo riusciti a restaurarla, adesso è diventato un edificio di culto, ancora di culto, però ospita manifestazioni culturali, ospita anche diciamo, delle serate a tema, quindi è un ambiente bellissimo e siamo riusciti a farlo anche grazie proprio al dialogo con i comuni stessi. Nel 1995 mi hanno acchiappato e mi hanno fatto fare il presidente della viabilità in Canavese, bacino utenza 460, non so se vi ricordate tutto sto cancan che è venuto fuori negli anni, quegli anni lì, erano presenti tutti i sindaci del bacino, in più giornalisti, televisioni, e diciamo che il risultato si è portato anche a casa in quel senso lì, perché allora dopo una battaglia sfrenata sul fatto che la 460 è l'unico asse viario che c'è in Canavese, quindi passano tutti di lì con pericoli annessi e connessi, diciamo che a quel punto lì le amministrazioni che sono state un po' più audaci hanno portato a casa il risultato. La circolazione di Cournier, questa è nata proprio da questo comitato, è stata tracciata da Ligier Mosetto, Ferrero e io, il ponte che hanno fatto di Cournier, idem le circonvallazioni di Frera e Fornolosa. Diciamo che il comune di Rivarolo ha perso il treno, perché allora forse non so se sarà spaventato di qualcuno, però la circonvallazione è stata finanziata dalla regione due volte e due volte se la sono mangiata. E il problema della viabilità continua a sussistere ancora oggi, a distanza di tutti questi anni. Voi immaginate che sull'asse della 460 passano circa 120.000 mezzi al giorno e finiscono tutte come imbuto in Corso Torino, Corso Indipendenza, Corso Torino, Corso Arduino. Ecco, voi pensate come può essere l'ambiente in questo caso qua. Cioè qui ci sono stati dei movimenti che si preoccupavano della centrale termica, quella che fa il teleriscaldamento, dice che inquina, no? Pare che io sono convinto che inquinino più le stufe a pelle di tutta Rivarolo che quella a fare lì, no? Però, perché oltretutto quello è controllato, le stufe a pelle no. Però io dico, l'inquinamento più grosso di Rivarolo è quello dato dalle auto. Sono le sicuramente auto. Tu, Beppe, vuoi arrivare al discorso della circonvallazione, giusto? Come hai fatto un domino? No, ma è perché tu chiacchieri molto, no? Quindi ti ho anticipato un po' per evitare. Allora, sicuramente, come dice Roberto, Rivarolo ha bisogno di una circonvallazione. Ma però deve essere una circonvallazione esaustiva, perché le varie proposte di continuare la circonvallazione est e portarla a Vesignano, secondo me non è esaustiva, perché tutta la parte di Corso Arduino continua a non avere la circonvallazione. Quindi se si studia una circolazione, e se avremo la fortuna di studiarla, caro Roberto, dobbiamo studiare una cosa che sia esaustiva per tutta la cittadinanza. Sì. Ma durante il mio excursus veloce di vita, ecco, nel 2001 sono entrato a far parte dell'associazione dei sommelier, quindi un'associazione culturale interessantissima, vi garantisco che si affronta il discorso del vino in un modo diverso che normalmente bisogna degustarlo, non berlo, no? Poi nel 2005 ho fondato un'altra associazione che è tuttora ancora in piedi e si chiama i Cavalieri di Sant'Eusebio, dove Daniele è socio. è socio anche lì. Stiamo recuperando un antico sito del 1000 qui alle porte di Rivarolo, denominato Romitorio perché ospitava un eremita, ma è la chiesa di Sant'Eusebio, già presente sul territorio del 1176, e siamo tuttora, dopo 15 anni, ancora in corso di recupero. Nel 2012 ho avuto l'onore di essere ospitato dall'Associazione Nazionale Carabinieri come socio sostenitore. Parliamo della mia vita amministrativa, veloce. Nel 94... Veloce l'hai detto tu, io ho detto veloce. Nel 94 ho cominciato la mia vita amministrativa e sono stato il garante della lista Progetto Rivarolo, quando c'era il candidato sindaco Carla Boggio. Poi nel 98 mi hanno acchiappato e ho fatto il candidato sindaco io con la lista Uniti per Rivarolo. Non abbiamo vinto, però siamo andati in consiglio con quattro consiglieri e lì ho fatto il capogruppo di minoranza e il presidente della pianificazione territoriale. Quindi è stata una bellissima esperienza che mi ha aperto una visione del piano regolatore che sicuramente prima non avevo. Poi esattamente nel 2008 sono finito a fare il consigliere col gruppo Riparolium e adesso accetto questa nuova sfida con la Lega. Dicono che questa squadra è una squadra di giovani, ma se guardate me non è proprio così, abbiate pazienza, ma purtroppo io non vi ho detto prima nella mia presentazione gli anni, perché preferisco leggerli al contrario, perché non è scritto da nessuna parte che bisogna leggere da sinistra o da sinistra. Io preferisco leggere al contrario, e se ne dico al contrario ne ho 27. Quindi 27 letti al contrario, ecco perché ho detto un altro giovane della lista.
non è tassativo leggere da sinistra a destra, io posso leggere anche dall'altra parte e preferisco. Poi diciamo che sono entrato in questa lista per amicizia profonda con Claudio Leone, che mastrese, quasi doc, e soprattutto perché ho capito che c'era un sindaco vivace, un sindaco capace. Grazie Beppe. Che aveva tanta voglia di fare. La mia età però non si può leggere al contrario, non conviene leggerla al contrario, dal momento che vado per i 38 anni non è, conviene leggerla ancora da sinistra verso destra. Grazie Beppe. Comunque finisco. Assolutamente. Finisco ringraziando questi giovani che secondo me sono meritori, perché voi pensate, io alla loro età non ero qui a parlare di Rivarolo e di Aumento del Futuro, quest'ora ero in discoteca, da qualche parte, ero qui. Quindi questi ragazzi andiamo dopo Beppe, tranquillo. Questi ragazzi che sono qui usciti di qua, tra l'altro vi invito a fermarvi ancora un attimino perché c'è un rinfresco di là, volevo solo interrompere per dire questo un attimo. Quindi questi ragazzi che sono qui, che spendono il loro tempo per dedicarsi alla città e cercare di farla crescere, sono veramente da rispettare e sono meritori. Quindi vi chiedo di dargli il voto e di fare un grosso applauso a questa gioventù. Grazie Beppe, grazie, grazie. Grazie Beppe. Il nostro giovane. Siamo, allora, sì, stasera purtroppo i candidati che sono qua presenti si sono presentati tutti, stasera purtroppo mancano due candidati, a me dispiace molto questa cosa, però proprio non ce l'hanno fatta venire, li menziono, Giovanni Perucca, chiedo scusa, che purtroppo per una questione di salute importantissima legata ad un parente, non ha potuto veramente essere qua con noi stasera, lo comprendo perché sono situazioni che ho passato anch'io ed è dovuto ovviamente stare a casa. È una cosa successa in questo momento, in questo periodo qua, in queste settimane. E l'altro è Piero Pomero, che è per motivi di lavoro, si è trovato in questi giorni a Roma per lavoro, quindi tornava su stasera ma non arriverà in tempo per essere qua. È stato anche Piero un ex amministratore di Rivarolo, sicuramente lo vedete nei volantini che sono stati messi sulle vostre sedie, sono le foto di tutti i candidati, poi comunque Piero Pomero è anche parecchio conosciuto a Rivarolo. Per quel che riguarda i candidati, tutti si sono presentati, c'è Maurizio Bordone che ha veramente voglia di spendere due parole veloci, lui è il coordinatore, Maurizio Bordone, il coordinatore Lega dei Giovani. Io avrei veramente tante cose da dire, ma un po' mi ha già anticipato Beppe, facendo una grossa stima di tutti questi ragazzi, ma anche io penso che tutti voi abbiate visto già il loro valore quando si sono presentati, uno per uno, ci hanno messo la faccia, ci stanno mettendo il loro impegno, tutti quanti. Io trovo che sia veramente bello per delle persone giovani, delle persone che si affacciano adesso a questo mondo, per dell'amministrazione, della politica, del pubblico, eccetera, eccetera, sia veramente bello vederli impegnati, bello vederli che mettono la faccia, che ci tengono e che partecipano soprattutto. Io devo ringraziare il partito con tutto il supporto che ci sta dando, che ci sopporta, che ci segue in questa formazione, che non è delle più facili, ma veramente vedo che tutti quanti ce la stiamo mettendo tutta. E ricordo anche a qualcuno qua come l'onorevole Vigna e l'onorevole Molinari che il loro percorso è iniziato nel gruppo giovani della Lega ed è continuato fino ad arrivare dove sono oggi, e tutti loro per noi sono un esempio veramente importante per tutti. Vi invito a fargli un applauso, infatti a far loro un applauso, perché per noi significa tanto anche perché noi vogliamo apprendere da loro, vogliamo tenerli come esempio. E in questo caso, dove esiste anche un vero rapporto umano, un rapporto profondo di stima, di amicizia, di affetto, è ancora più facile. Vi ringrazio veramente tutti per il supporto che ci avete dato. Io ci tengo a fare un ringraziamento ad una persona che non è presente qua in sala, che è Giuseppe Bellone, che ci ha dato una grossa mano a gestire tutta la parte comunicativa, tutta la parte di campagna elettorale, che anche qua per noi è stata una cosa praticamente nuova, però spero che ce la siamo cavati abbastanza bene. Ringrazio anche Matteo Rossio che è qua in sala. Vieni Matteo. Dai.
insieme ovviamente ad altri dei candidati che ci hanno dato una grossa mano in questa campagna elettorale, i ragazzi giovani, Luca, Noemi, piuttosto che Simone, che è un grafico d'eccellenza e veramente ci ha messo la faccia. E quindi vi ringrazio tutti per essere qua. Io sono convinto che Rivarolo abbia la forza e il coraggio di cambiare, che può partire adesso con questo cambiamento, e con una squadra così fresca e così giovane sono sicuro che è possibile. Grazie a tutti. Grazie Maurizio, grazie anche a Matteo e a Simone, che si è occupato di tutte le grafiche. Prima che chiuda Riccardo volevo ancora dire una cosa. Ho sentito parlare di infrastrutture importanti con dei prezzi esorbitanti a volte. Io vorrei chiedere all'amministrazione, se sono sicuro Roberto verrà eletto con tutti i consiglieri, chiedere un'infrastruttura che chiedeva sempre un vecchio militante del partito. E non so, forse... vedo che Paolo ha riso, forse sa a cosa mi riferisco. Dovrebbe saperlo anche qualcuno qua. Qual è Cesare? No, qual è? È quella che dice, io mi ricordo le prime riunioni che andavo in sezione a Rivarolo e vedevo sta persona che aveva già qualche anno più di me e tutte le volte diceva la stessa cosa, e sono anni e anni e quel progetto è ancora nel cassetto. E sapete cosa chiedeva? Un'opera che secondo me non è importante, ma di più, era un Vespasiano nelle vie di Rivarolo. Perché diceva, quando sei magari a fare una passeggiata non sai dove fare la pipì, e abbiamo ancora il problema di che non sappiamo dove fare la pipì a Rivarolo. Difatti, io me lo ricordo sempre, guarda come fosse adesso, ti dico. Poi guarda, come segretario del provinciale del Canavese, sono veramente orgoglioso di questa scelta, Roberta. Roberto, anche come sezione di Rivarolo, sono sicuro che abbiamo una persona che ci farà fare il salto di qualità, una persona che non ci potrà più dare una mano votandoci, ma da lassù ci prodigerà, che è tuo papà. Oh, grazie Cesare, infatti ci stavo... Vabbè. Non capivo dove volessi arrivare, perché... Grazie Cesare, mio papà sarà sicuramente contento di questo, onorato di questo applauso e delle tue parole, grazie. Ci tengo a ringraziare anche tutti quelli che oltre ai candidati giustamente hanno lavorato in questi mesi per la formazione del gruppo, per la formazione del programma, per proporre idee, quindi tutti coloro che a volte fino alle 2 di notte, a volte l'una, a volte un po' di più, a volte un po' di meno, stavano in riunione con noi, a volte anche sbuffando, sbuffavo io stesso perché non confluivano le idee, perché dovevamo trovare un punto d'incontro, però devo dire che nonostante tutto abbiamo lavorato con molta sinergia e con tutti quei problemi che giustamente nei gruppi di lavoro ci sono. L'importante è che i problemi siano alla fine della fiera costruttivi, quindi ringrazio veramente al di fuori delle 16 persone, di Claudio, di Paolo, di Daniele, appunto il papà di Luca, ringrazio tutti quelli non candidati che però attualmente sono presenti al gazebo, che hanno lavorato appunto con noi in questi giorni. Prima di far concludere a Riccardo, un grandissimo oratore, sicuramente molto più di me, quindi vi intratterrà sicuramente con molta più enfasi, ci tengo solo a precisare una cosa che... Ci tengo solo... Dopo che metto i tacchi... Fermi perché quando c'era Noemi ho detto che mettevo i tacchi, adesso lui mi manda i bacini, non vorrei qua venisse fraintesa tutta la cosa. Ok. No, grazie Claudio. No, giustamente Beppe Chiarello, lo dico io per non stare a riprendere, ma si è dimenticato di dire una cosa sicuramente importantissima, che è un punto di pregio della squadra. Lui è stato ex amministratore, ma negli anni passati, mi pare dal 2003, giusto Beppe? È stato assessore ai lavori pubblici, quindi è un nostro punto di estrema forza per tutte quelle tematiche che riguardano i lavori pubblici. Si è occupato anche di urbanistica, quindi sicuramente per noi è un punto forte. Lui si era dimenticato di dire che è stato assessore, non credo, per una questione, gli è sfuggito. Io ti conosco, sei un grande oratore. Comunque ho piacere adesso di far intervenire Riccardo Molinari, che è capogruppo della Lega alla Camera, appunto. Poi dopo, se avete piacere di ascoltarlo, e lui non può che essere così, perché non è sicuramente... Non tedia come me le persone, di là c'è un rinfresco a cui ho piacere assolutamente
di invitarvi tutti, che è anche un modo magari per chiacchierare con i candidati. Davvero grazie a tutti per la serata, dateci fiducia, noi abbiamo una squadra bellissima, stiamo correndo col simbolo della Lega, vi chiedo veramente la vostra fiducia. Credete in questa è la realtà, se a livello nazionale ci credono è perché sicuramente qualcosa di buono questo partito sta facendo. Grazie a tutti, passo la parola a Riccardo. Grazie Riccardo. Grazie Roberto. Grazie. Allora, l'ora è tarda, il rinfresco aspetta. Direi che motivi e perché votare la Lega Rivarolo lo abbiamo capito, perché diciamo gli interventi sono stati tanti ed esaustivi. E permettete, lui l'avete sentito, avete visto che pozzo, che vulcano di entusiasmo è, e credo che sia veramente il candidato migliore che potevamo mettere in campo anche in questa corsa coraggiosa che la Lega fa qui a Rivarolo, in questa scelta di presentarci a testa alta, come ha spiegato prima giustamente Cesare, per rivendicare i nostri ideali, i nostri valori, perché abbiamo persone competenti che sapranno dare un contributo importante alla città e perché soprattutto non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno, e questo vale a livello nazionale, vale anche a Rivarolo, quindi la Lega sì. È garanzia, lotteremo per essere in prima fila, è garanzia di coerenza. Bene, sapete che il 26 maggio noi non voteremo soltanto per le elezioni comunali, quindi sicuramente è importante votare per Rivarolo, votare per Roberto, ma avremo anche altre due schede in mano, quella grigia per le elezioni europee e quella verde per le elezioni regionali. Qui avete il candidato della città, l'amico Leone che si è presentato prima e che tutti voi conoscete, il Canavese ha una grande squadra di candidati, quindi c'è molto spazio alla Lega del Canavese nella lista della provincia di Torino, ma ovviamente qui lui gioca in casa, quindi insomma immagino che siete qua molto probabilmente per sostenere l'amico Leone. Ma bisogna anche saper spiegare alla gente, oltre al votare un amico o degli amici, perché è importante votare per il cambio della regione Piemonte? Perché vedete, ne parlavamo anche prima a Leini, io sto girando tutto il Piemonte a fare questa campagna elettorale e credo che sia evidente a tutti come la campagna elettorale per le regionali quest'anno sia abbastanza impercettibile, cioè non c'è la sensazione di questo scontro per il vertice della regione, non c'è un confronto tra programmi, e questo perché? Perché sappiamo tutti che il signor Chiamparino gode di ottima stampa. E godendo di ottima stampa ed essendo i principali organismi dell'informazione del Piemonte collocati nella sua città a Torino, in questi anni di governo del centro-sinistra, noi della regione non abbiamo più sentito parlare. Perché? Perché non se ne poteva parlare bene. E allora, visto che non se ne poteva parlare, semplicemente è sparita dal dibattito pubblico. Quando avevamo qualche notizia sulla regione, ce l'avevamo perché tagliavano qualche linea del treno, perché chiudevano qualche ospedale, perché non arrivavano i fondi dalla PAC agli agricoltori, perché si parlava prima, e sentivo parlare prima dal collega avvocato, dei fondi europei sull'agricoltura, che sono quelli gestiti dalla regione Piemonte. Altra nota dolente dall'amministrazione Chiamparino, perché va bene far conoscere che bandi aperti ci sono, ma ricordiamoci che in Piemonte noi abbiamo un PSR, un piano di sviluppo rurale, quindi i progetti per finanziare le aziende agricole coi soldi europei, che poi non sono soldi europei, sono sempre soldi nostri che paghiamo all'Europa e ci tornano, tra l'altro ce ne tornano meno di quanti ne versiamo, perché noi ne versiamo 16 miliardi all'anno e ce ne tornano indietro una decina quando va bene. Ecco, non tutti forse lo sanno, ma in Piemonte noi di quei soldi ne abbiamo spesi il 20%, e ne abbiamo spesi il 20% perché la regione Piemonte guida PD e Chiamparino non è stata in grado di far partire i bandi. Quindi non è che noi non abbiamo le aziende agricole che hanno i progetti di sviluppo, hanno i progetti per gli investimenti, hanno una progettualità per allargare le imprese, ma semplicemente le nostre imprese agricole non hanno potuto farlo perché non sapevano su quali tipi di finanziamenti potevano contare, e questo ha portato un danno alla nostra agricoltura, ma ha portato un danno anche a quei settori che lavorano collateralmente con l'agricoltura. Non so, pensiamo a chi vende i macchinari agricoli. Per anni noi abbiamo avuto le aziende che non hanno saputo come investire e quindi tutto l'indotto ne ha risentito. Questo tanto per fare qualche esempio di cosa non funziona in regione, ma vi dicevo la sanità. Chiamparino ha vinto le elezioni sul tema della sanità, una volta insediatosi ha pensato bene di chiudere tutti quei piccoli ospedali e quei reparti che la giunta precedente era riuscita a salvare, nonostante 4 anni di piano di rientro sanitario dove si erano già fatti dei tagli importanti e dei conti messi più o meno a posto. E visto quindi che Chiamparino non ha fondamentalmente argomenti per fare la campagna elettorale, visto che non ha niente da rivendicare di buono, di cotto, sta cercando di impostare la campagna in chiave politica, parlando di temi nazionali. E in particolare Chiamparino sta parlando del tema delle grandi opere, della TAV. L'avete visti, no? I suoi manifesti, il Piemonte del Sì, le madamine, le processioni in piazza, i girotondi, eccetera. Bene,
Io vi voglio far riflettere su una cosa, perché vedete, io credo che tutti quanti noi dovremmo richiamare Chiamparino a un'analisi di realtà. Prima di tutto ricordiamoci che la TAV è stata ferma per 2 anni, i cantieri della TAV sono stati fermi per 2 anni, noi siamo andati al governo con un partito come il 5 Stelle che ha preso il doppio dei nostri voti ed è un partito che si è sempre detto no TAV, un partito che esprime il sindaco di Torino e che in provincia di Torino è la parte del Piemonte in cui ha preso più voti e noi fondamentalmente da quando ci siamo messi a dialogare con loro e si è fatta questa fantomatica analisi costi-benefici abbiamo perso 2 mesi di tempo. I bandi devono partire il 1° di gennaio, sono partiti l'11 di marzo. Quindi noi con la metà dei loro voti e alleati con un partito no TAV abbiamo fermato, diciamo, l'opera per 2 mesi. Il Partito Democratico che ha governato negli ultimi anni ha tenuto i bandi fermi per 2 anni. E ricordo che anche a livello piemontese, quando c'è stata la giunta guida leghista, siamo partiti con i lavori, siamo partiti con le leggi per le opere compensative e quant'altro in Regione Piemonte. Quando c'era la Mercedes Bresso, ve lo ricorderete anche voi, noi avevamo mezza giunta regionale del PD e della sinistra radicale che andava a Chiomonte a protestare con i no TAV. Quindi quando Chiamparino si fa paladino della TAV, dello sviluppo, del progresso, fondamentalmente ci prende tutti quanti per il naso, perché è la sua parte politica quella che negli anni ha tenuto ferme le grandi opere. E soprattutto quello che voglio dire è che Chiamparino meglio farebbe occuparsi delle grandi opere di competenza sua, perché lui parla della TAV, parla dell'Asti Cuneo, parla del Terzo Valico, parla della Pedemontana, ma anche la regione si occupa di grandi opere o di piccole opere o di medie opere. E io abito nel Piemonte Sud, quando vengo a Torino passo da Moncaglieri e ogni volta che passo da Moncaglieri vedo l'abilità di Chiamparino nel gestire le opere pubbliche. C'è un palazzo della regione lì al Lingotto che sono 5 anni che è fermo, che è finito, che lì apprenderà acqua e ruggine, non sono stato in grado di completarlo e di inaugurarlo. E questa era un'opera pronta già 5 anni fa. Quando andate in provincia di Cuneo e vedete il cantiere dell'ospedale di Verduno, vedete un cantiere che è fermo da 5 anni. Da 10 anni è un ospedale che non è mai stato inaugurato. Quando andate a Nizza Monferrato e guardate il cantiere dell'ospedale di Nizza, trovate anche lì delle pozze d'acqua, delle gru, della ferraglia e nessun ospedale. Quindi Chiamparino, invece che andare a fare campagna elettorale sulle opere pubbliche di competenza del governo, dovrebbe spiegare ai piemontesi cosa ha fatto con le opere pubbliche di competenza sua. Come dovrebbe spiegare ai piemontesi perché, oltre a declassarci la sanità, i trasporti, le aziende agricole, ha declassato anche la nostra popolazione. Perché la principale colpa di Chiamparino, che a mio avviso dobbiamo spenderci in campagna elettorale, è il fatto che per scelta politica oggi il Piemonte non ha avviato il percorso dell'autonomia, quello che Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna invece hanno fatto. Che cos'ha il Piemonte in meno di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna? Anche il Piemonte è una regione che fa il PIL in questo paese, anche il Piemonte è una regione che ha un residuo fiscale attivo di 10 miliardi di euro, che vuol dire che noi ogni anno regaliamo allo Stato centrale a Roma 10 miliardi. E allora perché le altre regioni più ricche, più produttive, più avanzate hanno chiesto allo Stato centrale maggiori competenze, maggiori risorse per andare più veloci e per dare migliori servizi ai cittadini e il Piemonte non l'ha fatto? Non l'abbiamo fatto perché Chiamparino ha messo davanti l'interesse del partito all'interesse dei piemontesi, perché quando noi abbiamo chiesto come Lega che anche qua si facesse il referendum per l'autonomia come in Lombardia e in Veneto, la risposta è stata: il Piemonte ha altri problemi, non se lo può permettere. Una volta visto poi il successo che c'è stato nelle altre regioni, ha cercato di accodarsi, di prendere il treno in ritardo, ma di fatto oggi il Piemonte non ha una proposta che il governo possa valutare. E quindi lunedì al Consiglio dei Ministri si andrà a discutere delle intese per l'autonomia di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e non ci sarà la nostra regione. Come se noi, che siamo la regione che ha fatto l'Italia, che è stata la prima potenza industriale di questo paese e che ha insegnato a lavorare al resto d'Italia, avessimo qualcosa in meno di loro. Questa è la cosa che a me pesa di più. Il fatto che si passi come una regione incapace di serie B, quando in realtà così non è, quando avremo le risorse e le competenze per seguire quel percorso anche noi. Ma lo faremo perché cambierà l'amministrazione regionale, sono convinto che la Lega sarà la prima forza politica rappresentata in Consiglio regionale, esattamente come siamo la prima delegazione parlamentare del Piemonte, perché la Lega è il partito che ha più parlamentari piemontesi rispetto a tutti gli altri e sono convinto che sarà lo stesso anche per le elezioni regionali. Chiudo sull'Europa. Perché votare la Lega lo sapete benissimo, bisogna cambiare gli equilibri europei, bisogna avere una commissione che sia più attenta alle nostre esigenze, ma bisogna anche cambiare gli equilibri nazionali, qui lo dico perché in tanti entrando mi hanno chiesto: ma com'è sta pantomima del governo, Di Maio, litigate, vi prendete a sberle, cosa succede? Allora, io cosa succeda non lo so,
ma è evidente che se col voto del 26 maggio ribaltiamo gli equilibri rispetto alle elezioni di un anno fa, qualcuno deve abbassare la cresta, e soprattutto su tutta una serie di partite in cui abbiamo visioni diverse, su cui abbiamo visioni diverse, potremmo far prevalere l'idea della Lega dall'idea degli altri. Allora, si parlava prima delle grandi opere, TAV, Terzo Valico, cantieri, sblocca cantieri. Ormai con la burocrazia che ci abbiamo e con tutti i veti siamo arrivati al punto che dovremmo fare il decreto per sbloccare il decreto sblocca cantieri. No, non è che non riusciamo a sbloccare i cantieri, dobbiamo sbloccare il decreto. Allora è chiaro che se prende più voti la Lega, TAV, Terzo Valico, sblocca cantieri, opere pubbliche si fanno, e se prende più voti qualcun altro invece si rallenta. Questione della droga. È chiaro che qualcuno ha presentato una proposta di legge per legalizzare la droga e noi invece abbiamo un'altra idea. Noi riteniamo che la droga sia una piaga sociale e abbiamo una proposta di legge che prevede la galera anche per i piccoli spacciatori, perché il fatto di lieve entità non c'è quando si parla di droga. Allora anche qua, se prevale una parte si va in una direzione, se ne prevale un'altra si va in un'altra. Avete sentito tanti amministratori locali o futuri amministratori locali parlare questa sera? Anche quello è un tema divisivo. C'è chi come noi vorrebbe restituire le province elettive per dare dignità ai territori più marginali, c'è chi ritiene che i piccoli comuni siano un valore da preservare, c'è chi vorrebbe accorpare i piccoli comuni e cancellare le province, sono loro. E quindi il voto per la Lega è un voto per il territorio rispetto a chi invece ha una visione neocentralista. Sono tanti temi che ci dividono, e quindi il voto sull'Europea è importante per cambiare l'Europa, ma anche per rimettere a posto gli equilibri al governo nazionale. E lo sforzo che vi chiedo, e chiudo, visto che il nostro collegio è un collegio che comprende anche la Liguria, la Val d'Aosta, la Lombardia, mi raccomando, concentriamoci sul votare i piemontesi. È importante che mandiamo dei rappresentanti della Lega, ma tra i candidati della Lega scegliamo quei candidati che rappresentano la nostra regione. Ne abbiamo 4 in lista, la Lega se ne sta spingendo in particolare 2, che sono quelli che hanno più possibilità di uscire. Mi raccomando, cerchiamo di fare quel piccolo sforzo in più in cabina elettorale, mettere la croce sull'Alberto da Giussano, sul Comune, sulla Regione, sull'Europa, ma ricordarsi anche di scrivere i nomi, perché scegliere la rappresentanza per la Regione canavesana, quindi scegliere dei candidati del Canavese, e per quanto riguarda l'Europa dei piemontesi, è fondamentale per avere un filo diretto con queste istituzioni. Grazie a tutti, grazie Riccardo. Viva Rivarolo, e chiedo in conclusione, perché non ha parlato tutta la sera, se il segretario Fria vuole fare l'ultimo appello al voto, mi sembra doveroso. Grazie. Buonasera a tutti, sono segretario della Lega di Rivarolo, sono uno della, colui del che, promotore. Colui che ha, insieme a Claudio, insieme al partito tutto, ha messo avanti il mio nome per la candidatura. Sono orgoglioso di Roberto, di tutta la squadra. E lui diceva la sera, quando ci trovavamo, erano 40, 50, 60 persone a parlare del programma, discussioni. Io mi mettevo in un angolino, li guardavo, li osservavo ed ero orgoglioso di ragazzi giovani, meno giovani, che spendevano del loro tempo, si davano, trovavano le idee per come. Non so come dire che andavamo avanti fino alle 2 di notte. Dillo. E poi anche alle 2 di notte. È dato di fatto. Poi anche alle 2 di notte qualcuno rimaneva ancora per fare. Ci spegnevano le luci nel piazzale perché parlavamo ancora. Vero che è quello. Grazie Paolo. Io il 26 vi chiedo di votare Lega, Europa, Regioni, abbiamo candidati del territorio, e Rivarolo. Grazie, sì. Ci sarà il simbolo sulla scheda azzurra, non ci sarà il mio nome ovviamente, ci sarà il simbolo, a capo ci sono io, candidato sindaco, e tutta la mia squadra. Vi ricordo che di là c'è un rinfresco offerto, piacere se vi fermate un attimo così avete modo di stare con i candidati un attimino. Io più di tutti ho sete, ma credo che anche voi abbiate un po' di sete, un po' di fame. Grazie davvero a tutti. Per i candidati solo una foto un attimo con i giornalisti e poi con davanti. Grazie a tutti, ci vediamo di là fra pochissimo.